Dunque, questa sera si parla di un tema legato alla salute. Abbiamo organizzato questa serata per dare informazione, diciamo quelle informazioni che di solito si trovano difficilmente e che possono essere molto utili a capire quali sono gli effetti dei nostri stili di vita, gli effetti su noi stessi e sulla nostra salute. Probabilmente alla fine di questa serata ci troveremo con meno certezze e più dubbi. Datemi pure la colpa, ma crediamo che anche i dubbi siano utili perché poi ci spingono a cercare altre informazioni e quindi a cercare la strada giusta, diciamo. Vi presento il nostro ospite, si chiama Stefano Montanari ed è direttore scientifico del laboratorio Nanodiagnostics di Modena. Lo ringrazio per essere qui e ringrazio anche tutti voi. Ringrazio tutti voi che siete numerosi e questa è una cosa bella perché significa che si può fare informazione anche in questo modo e che interessa. Stefano Montanari e la moglie stanno dedicando, credo di poterlo dire, la loro vita alla ricerca e a scoprire quelle cose di cui ci parlerà stasera. Quindi anche per questo dobbiamo ringraziarlo. Lui ha scritto dei libri che sono esposti su quel tavolo. Qui c'è anche un barattolo di vetro in cui potete mettere le vostre offerte se volete. Il ricavato sia della vendita dei libri, dei DVD che le offerte libere verranno comunque utilizzati per le ricerche che loro portano avanti. Ringrazio anche il PD che ci ha dato a disposizione questo capannone. Alla fine della serata Stefano Montanari è disponibile a rispondere a tutte le domande. Abbiamo un microfono, lo possiamo fare girare. Non dico altro. Buona serata e passo la parola a Stefano Montanari. Grazie. Siete qua tutti a vostro rischio e pericolo. Sappiate che io non vi dirò delle cose piacevoli, io non vi racconterò delle bugie, io vi dirò le cose purtroppo come stanno. Quindi se qualcuno, pensa che è meglio uscire a vedere la partita, ci vada perché stasera non si divertirà per niente. Non sarà neanche breve, oltretutto, quindi sarà lunga e pesante. Quindi io ve l'ho detto, poi fate voi. Alla fine, ovviamente, io sono disponibile a rispondere a tutte le domande nei limiti di ciò che io conosco. Quello che io vi dirò questa sera è in grandissima parte frutto di un progetto europeo, un progetto della comunità europea che si chiama Nanopathology, nanopatologie, le nanomalattie, le malattie provocate da micro e nanopolveri. Fra un attimo sarete espertissimi, saprete che cosa sono queste micro e nanopolveri. Tutto questo è saltato fuori, questo progetto è saltato fuori dopo una scoperta che abbiamo fatto, mia moglie ed io, anzi mia moglie prima di me, mia moglie molto più brava di me, poi ci hanno dato dei cialtroni per degli anni qua in Italia, fino a che la comunità europea non si è accorta che noi proprio cialtroni non eravamo, ci ha messo a capo di un gruppo di ricerca che aveva sotto di noi due università importanti, come quella di Magonza in Germania e come quella di Cambridge in Inghilterra. Io ricordo, a chi non lo sa, che Cambridge in tutte le classifiche mondiali è o prima o seconda o terza. E vi ricordo anche che la prima università italiana in classifica è Bologna, che è intorno al 200° posto. Quindi anche questa volta le università italiane hanno perso un'ottima occasione per fare una ricerca innovativa. Non l'hanno fatto. Noi parliamo di polveri questa sera. Polveri di cui si parla molto, PM10, eccetera, e si sa veramente molto poco. Io mi accorgo che la gente sa molto poco perché non c'è informazione. E anzi, c'è molta disinformazione fatta anche a proposito. Parliamo di polveri. Tanto per darvi un termine di paragone sugli ordini di grandezza di cui parliamo,
Prendiamo un atomo di idrogeno, che è il più piccolo che c'è in natura, non che gli atomi siano molto diversi uno dall'altro come dimensioni, però insomma, l'atomo di idrogeno è il più piccolo ed è grande, ha un diametro di 10 alla meno 10 metri, significa che occorrono 10 miliardi di atomi, uno messo di fianco all'altro, per fare un metro. Quando io vi dirò nanopolvere, nanoparticella, nano qualcosa, vi dirò qualcosa che va da 10 a 1000 volte oltre la dimensione dell'atomo. E quando vi dirò micro, microparticella, micropolvere, eccetera, qualcosa che è ancora più grande, va da 10.000 a 100.000 volte oltre la dimensione dell'atomo. In tutti i casi sono polveri che si vedono soltanto al microscopio, le più piccole al microscopio elettronico, le più grandi cominciano vagamente a vedersi al microscopio ottico. Noi usiamo un microscopio elettronico anche molto particolare. Le particelle, particolato, polvere, e tutto sono sinonimi, sono la stessa cosa. Il particolato di cui noi ci occupiamo è solido, è inorganico. Inorganico vuol dire a grandissime linee che non c'è carbonio nella molecola, e non si scioglie né nell'acqua né nei grassi. Queste tre caratteristiche messe insieme danno un'altra caratteristica particolare a queste polveri, cioè gli danno una eternità. Queste polveri sono eterne. Una volta che noi le abbiamo create in qualsiasi maniera, o una volta che ci sono nell'ambiente, noi abbiamo fatto un passo senza ritorno. È per sempre, per l'eternità. Quindi quando qualcuno, come sento io ogni tanto dire in campagna, per esempio, che bonificano un territorio, non è vero, semplicemente non è vero. Queste polveri non sono bonificabili. Tante ci sono, se torniamo fra 10.000 anni, tante ne ritroveremo. Quindi quando vi sentite parlare di bonifica, sapete subito che chi vi sta parlando vi sta mentendo, vi sta raccontando una bugia. Da dove vengono queste polveri, queste particelle? La natura è una produttrice di polveri, è una produttrice di particelle. Vi dico subito che ne produce molto poche e le produce molto grosse. E vedrete fra un po', quando sarete, fra un po' sarete espertissimi di tutto questo, più grossa è la polvere, meno male fa all'organismo. Più è piccola, al contrario, più fa male. Quindi la natura è una produttrice di polvere. E le produce, per esempio, con i vulcani. Quei pennacchi che voi vedete, queste sono fotografie da satellite, sono dei pennacchi non di fumo, ma di polveri. Sono proprio polveri estremamente fini, per quello che è la natura, molto grossolane per quello che riguarda i miei studi. Poi c'è la sabbia. Tutti voi sicuramente avete visto le piogge rosse. Le piogge rosse sono quelle che sporcano le automobili. Le piogge rosse contengono in sospensione la sabbia del Sahara. La sabbia del Sahara, che è la sabbia più fine che esiste in natura, ma è grossa circa 60 micron, cioè enorme, veramente grossissima. Però, benché sia così grossa e pesi miliardi di volte più delle polveri di cui io mi occupo, è capace di percorrere tutto il tratto, tutte le migliaia di chilometri che ci sono fra il Sahara e l'Italia, fra il Sahara e gli Stati Uniti. Io queste polveri le ho trovate anche sulle coste occidentali, sulle coste orientali degli Stati Uniti, quindi riescono a attraversare un oceano, pur essendo così pesanti. Io ve lo dico questo perché poi ogni tanto salta fuori qualcuno, io ricevo più o meno 400 mail tutti i giorni, e spesso c'è della gente che mi dice: ma io vivo a 10 km da un cementificio, 20 km da un inceneritore, sono tranquillo. Ma uno può anche essere tranquillo, ma queste polveri percorrono, sono capaci di percorrere decine di migliaia di chilometri, scientificamente, quindi sappiatelo. Un'altra fonte di particelle sono le rocce che si erodono con sole, caldo, vento, acqua, neve, eccetera, e mandano in atmosfera queste polveri. Poi ci sono i boschi che si incendiano quasi sempre per motivi dolosi, non si incendiano praticamente mai naturalmente, e mandano in atmosfera delle polveri. Perché? Perché il legno, poi lo vedremo più avanti quando parleremo di biomasse, il legno non è vero che è fatto di carbonio, idrogeno e ossigeno, ma contiene tantissime sostanze inorganiche, tantissime sostanze che non sono né carbonio né idrogeno né ossigeno. Io addirittura ho analizzato parecchi legni, addirittura ci ho trovato l'oro, ci ho trovato l'argento,
l'uranio ci si trova dentro. Perché questo? Perché l'albero succhia l'acqua da terra e l'acqua contiene sciolto in sospensione tutte queste sostanze che finiscono nel corpo dell'albero, del legno, e quando vengono bruciate finiscono poi in atmosfera. Ma il vero grande inquinatore è l'uomo. L'uomo ha una particolarità: fra tutti gli animali che popolano la terra, animali e esseri viventi che popolano la terra, è l'unico essere inquinante. Non esiste nessun essere che inquini. Noi viviamo in una maniera molto strana. La natura vive, si comporta in maniera circolare. Cioè, circolare vuol dire che l'idea di rifiuto non c'è, non esiste. La natura non rifiuta nulla, assolutamente nulla. Ma ciò che per me è rifiuto, per me essere per esempio umano è un rifiuto, per un altro essere è assolutamente vitale. Per esempio il ciclo del carbonio, che è il ciclo più semplice fra tutte le decine o centinaia di cicli che esistono in natura. Le piante verdi, quelle che usano la fotosintesi clorofilliana, la clorofilla per il loro metabolismo, catturano la luce del sole, l'energia solare, e sono delle grosse sprecone di questa energia, perché ne usano da un centesimo a un millesimo dell'energia che catturano. Prendono questa energia, prendono l'anidride carbonica che sta nell'aria, prendono l'acqua che sta in terra e fanno una sintesi di acqua e anidride carbonica per formare delle molecole più grandi, che sono gli amidi, sono gli zuccheri, che sono vitali per la vita della pianta, per il metabolismo della pianta. Poi sono anche vitali per noi, perché noi queste piante ce le mangiamo anche. Ma qual è lo scarto della pianta? È l'ossigeno. Lui cattura l'anidride carbonica e libera ossigeno come gas di scarico. Gas di scarico che per noi animali è vitale. Se noi non avessimo ossigeno non potremmo vivere. E prendiamo questo ossigeno. Ma a nostra volta qual è il nostro gas di scarico? È proprio l'anidride carbonica che regaliamo alla pianta. Quindi è un cerchio assolutamente perfetto. L'uomo è l'unico animale che vive fuori di questi cerchi. L'uomo è un animale che vive in linea retta. Noi abbandoniamo le nostre cose come rifiuti e abbiamo introdotto nella natura un concetto estraneo alla natura stessa, che è il rifiuto. Il rifiuto l'abbiamo inventato noi uomini. Come facciamo a inquinare? Facendo dei buchi, delle miniere, delle cave, e queste mandano in atmosfera un sacco di polvere, buttando di tutto nelle acque di scarico. Non guardate soltanto i materiali grossi, quelli che fanno tanta impressione quando vedete a Monnezza, a Napoli. Quella roba che sicuramente è brutta, fa vedere quanto maleducati siamo noi, ma quello che inquina veramente è ciò che noi non vediamo, cioè ciò che è sciolto o sospeso nell'acqua, e quello è veramente molto aggressivo per la nostra salute. Un'altra delle caratteristiche che rendono unico l'uomo è come l'uomo costruisce le proprie tane. Noi siamo l'unico animale che costruisca delle tane non fatte con dei materiali naturali. Noi costruiamo delle tane che chiamiamo case, che sono fatte con dei materiali artificiali e con delle architetture molto bizzarre, che non hanno niente a che fare con la natura, e in assoluto sono le tane più pericolose. Pensate a quello che sta succedendo adesso in Abruzzo. I terremoti non hanno mai ucciso nessun animale, mai, da che mondo è mondo. Uccidono gli uomini. Ma perché uccidono gli uomini? Perché l'uomo abita nelle tane peggio concepite, più pericolose che esistano, che sono le case. Le case crollano, le case degli animali non crollano. Quindi noi abbiamo anche questa particolarità. Ma dal mio punto di vista, cioè io mi occupo di polveri, mi occupo di nanopatologie, la tana dell'uomo è ricoperta da intonaco. Questo intonaco è un materiale innaturale che invecchia e reticola vuol dire fa delle piccolissime crepe che poi mandano in atmosfera delle polveri che contengono bario, che contengono calcio, e che io trovo quando vado a fare delle analisi per esempio nell'aria cittadina, e queste non fanno bene alla salute. Fra un po' sarete anche di questo sarete esperti.
Un'altra delle cose che noi abbiamo fatto, unici al mondo, è ricoprire centinaia di migliaia di chilometri quadrati di asfalto. Asfalto che è un prodotto che deriva sì dalla natura, perché deriva dal petrolio, ma è un prodotto tossico. Anche questo si consuma, invecchia, reticola e manda in atmosfera delle polveri. L'ultima trovata dell'ARPA, l'ARPA è un ente che dovrebbe essere chiuso con urgenza, e se noi fossimo un popolo normale, civile, non corrotto, l'avremmo già chiusa da chissà quanto tempo. L'ultima trovata dell'ARPA è quella di concedere un visto entusiastico al mescolare gli asfalti alle ceneri tossiche che escono dagli inceneritori. Per far sparire queste ceneri tossiche, poi le vedremo, l'ARPA dice mescoliamole al cemento. Allora io mescolo questa roba al cemento, mescolo questa roba all'asfalto, mescolo questa roba all'asfalto e asfalto le mie strade. Dopo pochissimi giorni questo asfalto comincia a consumarsi, a invecchiare e a mandarmi in atmosfera le polveri tossiche degli inceneritori. Io mi trovo a domicilio queste polveri che sono estremamente aggressive. Questo grazie alla assoluta ignoranza dell'ARPA in campo ambientale. L'ARPA ignora, ahimè, i pericoli che ci sono facendo un'azione di questo genere. A inquinare ci sono i fumi industriali, inutile insistere, lo sappiamo tutti. Ci sono le fonderie, non voglio soffermarmi sulle fonderie, anche perché voi non ne avete particolarmente vicine, quindi, anche se le fonderie sono delle fonti di inquinamento notevoli. Il traffico, in diverse città, molte città, il traffico è la prima fonte di inquinamento, ma non pensate solo ai gas di scarico, che pure sono degli inquinanti importanti. Pensate ai freni. In Germania da più di 4 anni è in corso uno studio sui freni d'automobile. I freni si consumano e mandano in atmosfera delle polveri cancerogene. Ormai da questi studi tedeschi è risultato in maniera lampante. Poi un altro derivato deleterio del traffico, anche questa è una cosa a cui noi non pensiamo mai, è il pneumatico. Perché noi cambiamo il pneumatico? Perché si consuma. Un pneumatico da strada, da automobile da strada, è fatto da circa 100 materiali diversi. Un pneumatico da Formula 1 è fatto da circa 150 sostanze diverse. Bene, questo pneumatico si consuma e manda in atmosfera gomma, nerofumo, zolfo, acciaio, silicio, cioè tutte polveri che poi sono dannose. Gli aerei, soprattutto in decollo e in atterraggio, sono dei grandi inquinanti. Voi qui voi pensate magari di essere lontani dall'aeroporto di Bologna, in realtà ci siete molto molto vicini e subite anche voi questo tipo di inquinamento. Le centrali elettriche a oli pesanti, gli oli pesanti sono i residui, gli ultimi residui della distillazione del petrolio, contengono veramente di tutto e vengono bruciati. Per esempio a Porto Tolle, che sta sul delta del Po, venivano bruciati 6 milioni di tonnellate ogni anno di questi oli pesanti e hanno inquinato in maniera irreversibile il parco del delta del Po, parco che sta fra Emilia Romagna e Veneto. Ma adesso c'è una novità che è quella del carbone. Il carbone è un combustibile fossile che era stato abbandonato perché è estremamente inquinante. A Londra negli anni 50 fece migliaia di morti un inquinamento da carbone. Sta ritornando in auge e ce lo stanno spacciando come carbone pulito. Io ripeto semplicemente quello che dice Carlo Rubbia, che sarà nessuno, un premio Nobel per la fisica l'ha vinto. Non esiste il carbone pulito, non c'è, proprio non esiste. Un'altra delle tante cose che non ci dicono è che il carbone è radioattivo, molto radioattivo. C'è uno studio americano dell'anno scorso che dimostra come intorno alle centrali nucleari la radioattività sia molto inferiore rispetto alla radioattività che c'è intorno alle centrali elettriche a carbone. La centrale di Porto Tolle, che sarà messa a carbone, manderà nel giro di pochissime ore qui i suoi prodotti radioattivi. Ci impiegano poche ore a percorrere questa strada. Ve l'avevo detto che non vi sareste divertiti. Poi ci sono gli inceneritori. Degli inceneritori parleremo un po' più a fondo fra un po'. Ancora una volta magari voi pensate di essere lontani dagli inceneritori. In realtà voi siete tra Bologna e Ferrara,
che hanno dei begli inceneritori, e Modena, che non è lontana. Anche qui è questione di, diciamo, un'oretta, due orette per avere gli inquinanti degli inceneritori, per averli qui a casa nostra. Ma ne parleremo più tardi. Ci sono i cementifici. I cementifici sono degli inquinanti un po' particolari, delle fonti di inquinamento un po' particolari, perché bruciano marne, bruciano caolino, quindi bruciano, e tutto ciò che brucia produce inquinanti. Ma hanno il permesso legale, non tutti ma quasi tutti, di bruciare rifiuti. Quindi quasi tutti i cementifici sono a tutti gli effetti degli inceneritori di rifiuti. E nei cementifici si brucia veramente di tutto, e senza nemmeno quelle minime precauzioni che comunque in un inceneritore vero ci sono. Quindi qui è proprio fatto in maniera selvaggia. A peggiorare la situazione ci sta il permesso di mescolare le ceneri tossiche al cemento. Quindi quando voi andate a comprare una scatola di cemento, un sacco di cemento, vi ritrovate a comprare anche delle ceneri tossiche, delle ceneri velenose che sono mescolate al cemento, di cui voi non avete idea, non lo sapete, perché sul sacco di cemento non c'è scritto, e questo è illegale, ci deve essere scritto. Pensate per esempio quanta gente è allergica al nichel. Nichel che si trova in quantità in queste ceneri tossiche. Quante donne sono allergiche alla bigiotteria? Non possono portare l'orecchino di bigiotteria perché contiene il nichel, poi fanno un orecchio comunque col fiore. Un altro problema è una patologia nuova. Da un po' di anni ci sono dei bambini allergici a casa loro. Sono allergici a casa loro proprio perché questi cementi liberano queste polveri in casa, negli ambienti domestici, i bambini diventano allergici. Poi io sono abbastanza vecchio per ricordarmi molto bene gli anni a cavallo fra gli anni 50 e gli anni 60, quando c'era il boom economico e tutti si facevano la casa. Io mi ricordo, non ho mai visto un muratore lavorare senza guanti, a lavorare con i guanti. Oggi io non vedo più muratori lavorare senza guanti, tutti lavorano con i guanti. Basta che voi apriate un sacco di cemento, quel polverino che sale, voi dovete scappare, e se il muratore mette le mani in questo cemento senza guanti, la sera ha due dita di croste sulle dita. Questo grazie al fatto di poter mescolare le ceneri tossiche con il cemento. Altra fonte di inquinamento è il riscaldamento domestico, ma non è così aggressivo come ci vogliono fare credere. Questo perché le temperature in gioco sono abbastanza basse, e vedrete fra un po' che più bassa è la temperatura, più grossolano è la pezzatura della polvere che esce, quindi meno aggressiva è. Invece vi voglio soffermare un attimo sull'amianto. L'amianto è un grosso problema, grossissimo problema. Questo bambino è seduto su un pavimento a base di amianto. Noi sapevamo scientificamente che l'amianto è un cancerogeno terribile dal 1863, perché al 1863 risale il primo lavoro scientifico fatto fra l'altro da un medico donna, che dimostra come l'amianto fa venire un tipo di cancro che si chiama mesotelioma, in due varietà, pleurico e peritoneale. E questo mesotelioma è un cancro che ha il 100% di mortalità e si muore molto male. Quella fotografia che voi vedete a destra è una fotografia al microscopio elettronico fatta nel nostro laboratorio, in cui si vedono queste fibre di amianto in un cancro della pleura. Lo sapevamo dal 1863 scientificamente, ma lo sapevamo dal primo secolo d.C. se qualcuno fosse stato così colto da leggere la Naturalis Historia di Plinio il Vecchio, 37 volumi che raccoglievano tutta la scienza del primo secolo d.C. Plinio il Vecchio già scrive in questo libro che l'amianto uccide gli schiavi che lavorano nelle miniere, le miniere di amianto, li uccide precocemente. Quindi il padrone della miniera è costretto a cambiare lo schiavo rapidamente, quindi è un costo per il proprietario della miniera. Noi lo sapevamo quindi dal primo secolo d.C. Perché ci abbiamo messo fino al 1992 a mettere fuori legge l'amianto, legge poi recepita nel 93? Per un motivo semplicissimo, perché l'amianto è un minerale, sono 8 minerali diversi in realtà, ma se ne usano, si usano tutti 8. L'amianto costa pochissimo,
è un ottimo coibentante, è un ottimo ignifugo e gli industriali non avevano nessuna voglia di perderlo. E allora che cosa fanno? Fanno una cosa semplice, prendono degli scienziati che sono disposti a prostituirsi, li prendono, li pagano e fanno scrivere a questi scienziati degli articoli scientifici, fra virgolette, fasulli ovviamente, in cui dimostrano che l'amianto è innocuo. Si prendono questi articoli scientifici, si portano ai politici, i politici sono ben contenti di non vietare l'uso dell'amianto, anche perché a Natale questi politici si vedono recapitare sotto l'albero qualche regaluccio da parte degli industriali. E così si va avanti fino a che nel 1992 c'è una strage vera e propria a livello mondiale e il mondo intero mette fuori legge l'amianto, è costretto a mettere fuori legge l'amianto. Ma noi oggi, ancora oggi, soffriamo di questo problema, perché di amianto ne abbiamo dappertutto. Amianto è una nanoparticella, cioè roba che compete a me. Ne abbiamo dappertutto, sta nelle discariche, sta sui tetti, sta mescolato negli asfalti, sta veramente dappertutto. L'amianto impiega fino a 40 anni a innescare il mesotelioma, ma quando lo fa, fa una cosa disastrosa. Io non credo che voi abbiate mai visto un malato di mesotelioma, ma non è un bello spettacolo. Come hanno fatto per l'amianto? Hanno fatto per i clorofluorocarboni, i CFC, quei gas che si mettevano nelle bombolette spray o nei frigoriferi o nei condizionatori d'aria. Lo hanno fatto per il piombo tetraetile che si metteva nella benzina. Siamo andati avanti 50 anni sapendo i danni che faceva il piombo tetraetile, fingendo che non fosse vero. Lo hanno fatto per la diossina addirittura. C'era un epidemiologo inglese, si chiamava Richard Doll, considerato il più grande epidemiologo della seconda metà del Novecento, che scriveva che la diossina è un blando cancerogeno solo per i ratti. Poi due anni fa si sono scoperti le ricevute che lui rilasciava alle ditte per scrivere, che producevano la diossina, per scrivere queste cose. Lui addirittura aveva scritto anche che il fumo di tabacco rallenta, addirittura impedisce l'insorgere del morbo di Parkinson, e prendeva soldi dalle multinazionali del tabacco. Sono saltate fuori due anni fa, dopo che lui era morto, le ricevute che lui rilasciava. Oggi stiamo facendo la stessa cosa per gli inceneritori. Oggi si stanno comperando degli scienziati da quattro soldi, ma si stanno comperando, che scrivono e che dicono e che vadano in giro a dire che gli inceneritori sono perfettamente innocui. Verranno sbugiardati dai fatti, e ormai i fatti cominciano a esserci e essere fatti molto vistosi, però questi qualche soldo lo prendono ancora e continueranno a prenderlo per qualche anno. E voi continuerete a sentire delle bufale, come quelle per esempio che dice Umberto Veronesi, di cui parleremo fra un po'. Ma non ci sono soltanto queste fonti inquinanti. Questo è l'11 settembre 2001, crollano le Torri Gemelle, si liberano a New York 1.800.000.000 di tonnellate di polveri sottili. Noi, il mio laboratorio, avvertiamo New York e diciamo state attenti perché con queste polveri voi andate così allo sbaraglio, mandate i pompieri, mandate le dame di carità che fanno i panini, mandate la gente a scavare eroicamente con le mani, fotografi, eccetera. Attenti perché vi ammalerete di quelle che noi chiamiamo nanopatologie, che sono patologie che vedremo fra un attimo. Ancora una volta ci danno dei cialtroni. Non è vero? Non bisogna allarmare la gente. L'EPA, l'ente di protezione ambientale americana, non deve allarmare la gente, esattamente come fa l'ARPA in Italia, mentendo. Passano tre anni nel corso dei quali noi ci prendiamo dei cialtroni, ci danno dei cialtroni, finché nel 2004, fine agosto, mi squilla il cellulare, mi chiamano da New York. Mi dicono, non è che puoi fare un salto a New York, abbiamo 170.000 malati, 170.000, oggi ce n'è più di 1.000.000 di questi malati. Se ci avessero dato ascolto allora, probabilmente malati ce ne sarebbero stati lo stesso, ma non certamente a questi livelli. Quindi il non allarmare la gente è un fatto di assoluta incoscienza, vuol dire mandare la gente allo sbaraglio. Ed è quello che stiamo facendo ancora noi, oggi in Italia.
Un'altra cosa di cui noi ci occupiamo è la guerra. Noi abbiamo dimostrato perché i soldati che tornano dall'Iraq, dai Balcani, dall'Afghanistan, eccetera, si ammalano di quelle patologie che si chiamano sindrome del Golfo e sindrome dei Balcani, e abbiamo fatto vedere che si ammalano non per la radioattività dell'uranio, che è praticamente nulla, ma per le polveri che inalano dopo che è esploso, esplosa la bomba all'uranio impoverito. Una bomba all'uranio impoverito esplode a 3063 gradi, bastano 4 kg e mezzo di uranio per fare volatilizzare centinaia di tonnellate di bersaglio che diventa polvere sottile che poi subisce tutta una serie di processi che vediamo fra un po'. Ancora una volta non ci hanno creduto finché a dicembre dell'anno scorso il ministro della difesa italiana finalmente ci ha dato ragione e adesso le patologie da nanopolvere dei soldati vengono ufficialmente riconosciute. Hanno stanziato 30 milioni di euro per queste patologie. Questo è un altro caso di incoscienza da polvere. Questo è Berlusconi insieme con gli alpini che vanno all'Aquila a salvare la gente, a tirar fuori la gente dalle macerie, eccetera. Il colpevole non è Berlusconi. Berlusconi non ha la cultura per sapere queste cose, non ha la volontà per sapere queste cose, non è colpa sua. Chi ha colpa è il signore che vedete vicino a Berlusconi, si chiama Bertolaso. Bertolaso è un medico. Bertolaso non ha detto niente a queste persone che vanno dove ci sono polveri a non finire, vanno senza maschera, senza guanti, senza tute adeguate, mangiano sul posto. Sono tutte imprudenze che si pagheranno col tempo. Tempo 4-5 anni, molte di queste persone si ammaleranno. Scrivetemelo perché e tirate fuori il biglietto nel 2013 e vedrete che ho ragione. Purtroppo ci ho sempre beccato. Qualsiasi tipo di combustione, qualsiasi cosa noi bruciamo, genera delle polveri, genera del particolato. E questo è il particolato che si genera. Vedete com'è fatto? Questa è una fotografia al microscopio elettronico, è sferico, tipo uovo di Pasqua, tipo palla dell'albero di Natale, cavo al suo interno, una crosticina sottilissima, sferico perfettamente. Molto molto fragile, tanto fragile che si rompe con niente. Quando si rompe fa dei cocci grossi, ma fa anche centinaia, a volte migliaia di cocci piccolissimi. Quindi una particella sola può dare origine a centinaia o a migliaia di altre particelle, ognuna delle quali è molto più aggressiva della particella iniziale proprio perché è più piccola. Fra un po' capirete il perché. Abbiamo detto che tutte le combustioni generano particolato e generano la formazione di polveri, si chiamano primarie, polveri primarie, e queste polveri, insieme con queste polveri dalla combustione escono ossidi d'azoto, ossidi di zolfo, ammoniaca e dei composti organici che dipendono da che cosa io sto bruciando. Questi composti in atmosfera trovano ozono, trovano vapor d'acqua, trovano dei radicali liberi che, detto così a grandi linee, sono delle parti, degli spezzoni di molecola molto molto reattivi, e in presenza di luce condensano e danno luogo a delle altre polveri, particelle che si chiamano particelle secondarie. Queste particelle secondarie sono da 6 a 8 volte superiori alle polveri che si generano direttamente nella combustione, ma si generano a distanza di molti chilometri e anche di settimane. Quindi se voi avete un inceneritore a un po' di chilometri di distanza, voi potete avere a 100-200 chilometri polveri secondarie che si formano e che vi cascano addosso. Di queste polveri non si tiene mai conto. Nelle valutazioni di impatto ambientale non si parla mai di queste polveri. Queste polveri sono anche molto importanti perché sono il veicolo per trasportare altri inquinanti, come per esempio le diossine, che si appiccicano sopra queste polveri e viaggiano per tanti, tanti, tanti chilometri. Questo è proprio l'inquinamento da ossido d'azoto. Vedete, questa è una fotografia da satellite, più scura è l'immagine, più alto è l'inquinamento da ossidi d'azoto, che sono quelli che formano le polveri secondarie. Questa è la pianura padana, voi cercate di vedere dove abitiamo noi. Noi
abitiamo in una zona che è fra le quattro zone più inquinate del mondo. Ma questo non lo dico io, lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Noi, padani, regaliamo all'inquinamento 36 mesi di vita contro i 9 mesi di vita regalati da tutti gli altri abitanti della Comunità Europea, tranne chi vive tra Belgio, Germania e Olanda. C'è una zona in cui l'inquinamento è pari al nostro, quindi anche loro regalano 36 mesi di vita. Comunque siamo tra le quattro zone più inquinate del mondo. Queste particelle però non stanno soltanto nell'aria, ma cadono. Alla lunga cadono per terra, cadono per esempio sulla frutta e sulla verdura. Queste sono delle brassicacee, sono delle crucifere, sono dei cavoli, cavolfiori, broccoli, eccetera. Guardate un po' come la superficie è estremamente rugosa. Quando ci cascano sopra le polveri, voi potete fare tutto ciò che volete, lavarli, bollirli, tutto ciò che volete, queste polveri ve le mangiate. Non c'è modo di liberarsene. Noi abbiamo pubblicato un paio di mesi fa un articolo scientifico su una ricerca che abbiamo fatto su 136 tipi di pane, 135 tipi di pane, su pani e biscotti, presi da 16 paesi su 3 continenti diversi. E abbiamo trovato che nel 40% dei casi questi prodotti sono inquinati da polveri antropiche. Antropiche vuol dire di origine nostra, le abbiamo fatte noi, di origine umana. E queste sono fotografie che appartengono a questo lavoro scientifico. Sono dei biscotti, vi faccio vedere dei biscotti italiani, perché questi sono quelli che interessano di più a noi. Quello sopra contiene delle particelle con alluminio, silicio, cloro e osmio. L'osmio è un metallo raro che si trova in natura col platino. Come abbia fatto a finire nel biscotto, non ve lo so dire. Quello sotto è un biscotto ancora più comune, estremamente comune, forse il biscotto più comune che esiste in Italia, che contiene particelle di tungsteno. Anche qui non saprei dirvi come. Questa è una cosa più grave. Sono dei omogenizzati per bambini di una multinazionale con del titanio dentro, particelle di titanio. Questa è una cialda per gelato. Un gelato molto comune, prodotto in Veneto, che contiene particelle di ferro e di cromo. Queste sono vongole dell'Adriatico, con particelle di ferro e di alluminio. Questa è una cosa che, ahimè, è molto diffusa fra i giovani, l'hamburger. Guardate un po' cosa troviamo nell'hamburger. Questo è un piccolo campo di microscopia elettronica, quindi molto piccolo. Ci sono delle migliaia di particelle d'argento. Poi capirete il perché l'argento. Comunque l'argento è un pesticida. Il manzo che ha mangiato il fieno col pesticida poi ci ha trasmesso questa roba che noi ci mangiamo. Questo è pane italiano del nord e del sud, con tungsteno, tantalio, cobalto, argento, eccetera. Io so da dove viene il pane, ma non so da dove viene l'inquinamento, perché con la globalizzazione noi compriamo la farina in Ucraina, la compriamo in Canada. Quindi se questo è un inquinamento di Vancouver o questo è un inquinamento di Kiev, io non lo so. Il fatto è che noi ce lo mangiamo in Italia. Come fanno queste polveri, queste particelle a entrare nell'organismo? Beh, galleggiano nell'aria e si comportano in maniera tanto più simile a un gas quanto più sono piccole. E come un gas vengono inalate, vengono respirate e finiscono tanto più in profondità nei nostri polmoni quanto più sono piccole. Le nostre vie respiratorie sono fatte da un insieme molto complesso di tubi, da grossi che sono, la trachea, a sempre più piccoli bronchi secondari, fino ai bronchioli, che sono dei tubicini sottilissimi, ognuno dei quali finisce in un sacchettino che si chiama alveolo polmonare. Noi abbiamo 300 milioni di questi alveoli polmonari. Lì dentro, lì arriva il sangue, intorno a questi alveoli arriva il sangue, che cede l'anidride carbonica, che è il nostro gas di scarico, e si carica di ossigeno. Lì dentro, in questi 300 milioni di sacchettini, purtroppo arrivano le polveri. Nel giro di 60 secondi, queste polveri finiscono nel sangue, dal alveolo polmonare al sangue. Questo è uno studio scientifico che è stato pubblicato nel 2002 su Circulation, che è una delle grandi riviste scientifiche, dall'Università di Lovanio, in Belgio. E già nel sangue fanno un guaio che vedremo fra un attimo. Stessa cosa succede quando io mangio queste polveri, per esempio nei biscotti, nel pane, nell'omogenizzato lo stesso.
finiscono nell'intestino e dall'intestino in poche decine di secondi finiscono nel sangue, dove, come vi ho detto, fanno un guaio. E questo è il guaio. Questi che vedete sono fotografie al microscopio elettronico di globuli rossi. Guarda, un globulo rosso è grande 6-7 millesimi di millimetro. Guardate tutti quei puntini bianchi, ognuno di loro è una particella di polvere, mercurio, che è andata a disporsi proprio sulla superficie del globulo rosso. Ed è la superficie del globulo rosso quella che scambia anidride carbonica con l'ossigeno. Questa invece è una fotografia al microscopio elettronico di uno striscio di sangue. Quella prima era una gocciolina, questo è uno striscio. E quelle sorta di piastrella che vedete sono dei globuli rossi. E vedete che ci sono delle polveri nella parte liquida del sangue, quella che si chiama plasma. E delle altre polveri invece che sono qui, più ingrandito. Ecco qua, vedete due granelli di polvere dentro un globulo rosso, proprio all'interno del globulo rosso. Ma concentratevi un attimo, e qui serve per capire le patologie, alcune delle patologie che sono innescate da queste polveri, concentratevi un attimo sulle polveri che sono nel cerchietto giallo, quelle che sono nel plasma, nella parte liquida. Il plasma contiene una proteina sciolta all'interno del plasma, si chiama fibrinogeno. Questo fibrinogeno diventa solido se in qualche modo il sangue viene disturbato. Se qui c'è un medico, mi perdoni, io semplifico molto, la cosa è molto più complessa, ma insomma devo semplificare. Si trasforma in una proteina solida che sono proprio quelle barbe, quelle fibre che voi vedete. Lì, su quelle fibre, in questo caso sono state le polveri, queste polveri a trasformare il fibrinogeno in fibrina, queste barbe che voi vedete sono importantissime perché sono lo scheletro su cui si va a formare un trombo. Il trombo è un coagulo di sangue. Se questo trombo si forma all'interno delle vene, e questo è un caso, noi abbiamo pubblicato due articoli su delle riviste internazionali mediche di questi problemi, qui intorno a queste particelle di ferro, cromo e nickel si è formato un trombo, e questo trombo va a migrare e finisce nel circolo polmonare, dando luogo a una malattia che si chiama tromboembolia polmonare, che è la terza causa di morte al mondo, una malattia anche non facile da diagnosticare. Il 13,6% di tutte le morti avviene per tromboembolia polmonare. Se invece siamo in ambito arterioso, intorno a queste polveri si forma ancora una volta un coagulo, un trombo, e in questo caso si è formato intorno a particelle di alluminio, silicio e potassio, e qui siamo in ambito arterioso, ripeto, siamo finiti nel cuore, siamo finiti nel circolo coronarico. Questo è un infarto del cuore, delle coronarie. Se invece questo fosse finito nel cervello, cosa che può fare, avrebbe dato luogo a un ictus. Quindi le prime malattie da polveri non sono i cancri, come spesso la gente crede, si parla sempre di tumori. In realtà le malattie più comuni sono le malattie cardiovascolari, tromboembolia polmonare, ictus e infarto, sono almeno triple rispetto ai tumori. Ma una volta che queste polveri sono nel sangue, la reazione che vi ho fatto vedere non avviene sempre, avviene più o meno, avviene soggetti particolarmente predisposti che sono all'incirca un decimo della popolazione, cioè una persona su 10. Se qui siete in 100, 10 tra di voi hanno questa caratteristica. Negli altri casi, queste polveri nel giro di 60 minuti circa finiscono in tutti gli organi. Io non posso sapere a priori dove. Fegato, reni, cervello, gonadi, ritorno nei polmoni, dovunque. Non so dove vanno perché non lo posso sapere. Gli organi, tutti gli organi, si comportano esattamente come dei filtri meccanici, come delle spugne. Bloccano queste particelle e non sono più capaci di eliminarle. La natura non ci ha dato la capacità di eliminare queste particelle, noi non siamo capaci di eliminarle. E allora questi organi, per isolarle, le circondano di un tessuto che si chiama tessuto di granulazione, un granuloma, un tessuto infiammatorio che può rimanere così, e anzi rimane così per tutta la vita. Cioè questa infiammazione è per sempre. A volte magari voi andate dal medico che vi dà quella che volgarmente si chiama l'analisi del sangue,
una cosa abbastanza buffa, ma insomma, l'analisi del sangue. E risulta che avete i globuli bianchi alti e non si capisce perché. Perché non avete tonsillite, non avete infezioni visibili, eccetera. Il motivo è proprio questo. Avete delle infiammazioni subcliniche, cioè non visibili dal medico, dovute a queste particelle. Bene, non sempre finisce così la storia, perché, e qui la letteratura medica è amplissima, queste infiammazioni si possono trasformare in tumori, in cancri. Quale cancro? Beh, dipende da dove è finita questa polvere. In questo caso, qui siamo nel primo stadio, questo è un granuloma del rene, granuloma renale, vedete, polvere di mercurio e di selenio. In questo caso però, questo è un caso di un militare, noi abbiamo esaminato più di 1000 casi umani, di cui più di 100 di militari. Questo è un linfoma non Hodgkin, una malattia che sta diventando sempre più comune, in me. Io ne ho anche uno in casa. Questo è un rene, la biopsia del rene, con delle particelle di silicio, bisbuto, cloro e calcio. Questo invece è un cancro del cervello, un glioblastoma con delle particelle di ferro e di cromo. Questo invece è un caso molto particolare, una bambina di 7 anni che vive vicino a Roma, che ha sviluppato un cancro delle ossa, un osteosarcoma, e in questo osteosarcoma, che voi vedete qui, ci sono delle particelle, e queste particelle sono composte da magnesio, alluminio, titanio, silicio, ferro, zolfo, piombo, bismuto e rame, che è una composizione, direi, unica degli inceneritori. Non esiste nessun'altra fonte, a parte certi tipi di esplosioni che avvengono però soltanto in guerra, e a Roma la guerra non c'è dal 1944, questo è classico proprio da inceneritore. Questo invece è un altro caso pediatrico, un bambino di 6 anni, in questo momento ne ha 8, che si ammala di cancro della prostata a 6 anni. Questo bambino ha queste polveri nella sua prostata che contengono ferro, cromo, nickel, stagno, bario, oro, argento, rame, silicio e zolfo. Tipico, ancora una volta, da inceneritore. Il bambino vive fra due inceneritori, un inceneritore ospedaliero e un inceneritore per rifiuti solidi urbani a Forlì. È in corso un processo in questo momento. Una delle scoperte che noi abbiamo fatto e che non è stata colta in Italia è questa. Queste particelle sono capaci di entrare spontaneamente nel nucleo delle cellule. Qui voi vedete una cellula epatica, una cellula del fegato, questo è un fegato con un cancro, in cui ci sono, nel nucleo della cellula, ci sono 7 particelle, 7, una micro e 6 nanoparticelle. Queste particelle sono capaci di entrare nella cellula senza disturbare la membrana cellulare, senza disturbare la membrana nucleare. Noi non sappiamo ancora come facciano entrare, però sappiamo che vanno a impattare sul DNA, il DNA che è contenuto nel nucleo della cellula e che è il libretto di istruzione della nostra vita, come si riproducono le cellule, come ci riproduciamo noi. Le cellule hanno tantissime maniere per difendersi dagli attacchi esterni, addirittura hanno parecchie maniere per ripararsi, per autoripararsi. L'ultima possibilità che hanno, quando non riescono più a difendersi, è quella di ricorrere a un fenomeno che si chiama apoptosi, che è il suicidio. Si suicidano, muoiono, spontaneamente si danno la morte. E questo lo fanno per il bene comune, lo fanno per non turbare le cellule che stanno vicine. In questo caso, le cellule con le polveri dentro hanno perso la memoria dell'apoptosi, non sono più capaci di suicidarsi, quindi diventano eterne. Sono cellule che non sanno morire e quindi si riproducono di continuo, sono un cancro, diventano un cancro. Queste. Addirittura noi in questa maniera stiamo cambiando il genoma umano. Il genoma umano è proprio il libretto di istruzione con cui noi ci riproduciamo. Di questo, pensate un po', se ne è accorta l'ARPA, perfino l'ARPA se ne è accorta, che ha pubblicato un lavoro dicendo, guarda un po', nei luoghi dove c'è inquinamento da polvere, noi stiamo cambiando, stiamo variando il genoma. Ma non è mica roba da poco, eh? Cioè stiamo cambiando ciò che noi trasferiamo alle generazioni che vengono. Persino l'ARPA se ne è accorta.
Bene, di questa scoperta che abbiamo fatto noi, le università italiane si sono lavate le mani, non interessa a nessuno. Fortunatamente, ancora una volta, la comunità europea si è accorta che noi non siamo dei cialtroni, ci ha messo a capo di 10 centri di ricerca su 6 paesi del mondo, su 6 paesi europei, e noi entro l'autunno prossimo dovremo dire alla comunità europea non se queste polveri fanno male, lo sappiamo tutti che fanno male, gli scienziati non si pongono questo problema perché lo sappiamo. Dobbiamo dire come fanno queste polveri a fare male, cioè qual è il meccanismo biochimico con cui queste polveri fanno male. Quindi il problema è questo. Quando voi sentite Veronesi dire per televisione che non si sa se le polveri fanno male, beh, non lo sa lui, ma che poi Veronesi, cioè io non sono responsabile delle non conoscenze di Veronesi. A livello scientifico mondiale lo sappiamo benissimo, tanto che la comunità europea fa questo tipo di ricerca proprio. Un'altra delle scoperte che abbiamo fatto è che queste polveri sono capaci di entrare nello sperma. Entrano nello sperma e, adesso qui non so se voi riusciate a vederlo, ma nel quadratino celeste c'è uno spermatozoo, intorno a questo spermatozoo ci sono delle nanoparticelle di piombo e più in basso vedete due microparticelle di piombo. Due cose succedono. Primo, il portatore della condizione diventa sterile e rimane sterile se non lo sa. Se lo sa, si può ovviare, cosa che noi abbiamo già fatto, si può depurare lo sperma. Poi con la fecondazione assistita, questo soggetto può avere dei figli. Noi l'abbiamo fatto con un militare che non poteva avere figli, abbiamo depurato lo sperma con la fecondazione assistita la sua moglie ha avuto due gemelli perfettamente sani. L'altro problema è quello della... si chiama in termini scientifici la burning semen disease, la malattia del seme urente, la malattia del seme che brucia. Quando questo soggetto ha un rapporto sessuale non protetto, ustiona la sua partner. Nel canale vaginale della partner si sviluppano nel giro di poche ore delle piaghe sanguinanti, molto dolorose, che non sono curabili, sono ribelli a qualsiasi trattamento, sia chirurgico sia farmacologico. È una sofferenza grossa. Queste signore, per ovviare a questo problema, prendono dei preservativi, li riempiono di ghiaccio e se li infilano. Poi aspettano che il ghiaccio si sia sciolto, tirano fuori, rimettono il ghiaccio e vanno avanti e indietro per dei giorni, cosa che non è particolarmente gradevole, particolarmente piacevole. Ma, ahimè, questo è quello che succede. Noi continuiamo a cambiare il genoma, continuiamo ad andare a impattare su quello che è la trasmissione delle varie specie. Guardate questo è un tarassaco, tarassaco piscialetto, fiore comunissimo, famiglia delle composite, come margherite. Guardate lo stelo, questo è il normale stelo del tarassaco cilindrico. Guardate un po' cosa succede quando il terreno è inquinato in questo caso sono particelle di cromo. Guardate un po' lo stelo come diventa, è completamente deforme, è piatto, fascicolato. Non è cosa da niente cambiare, mutare in questa maniera un fiore. Questa è un'altra mutazione che avviene. Guardate un po', questo è un foraminifero. Il foraminifero è un animaletto di diametro circa due decimi di millimetro, quindi molto molto piccolo, ricoperto di un guscio minerale che lui si costruisce. Questo vive nel mare, ce ne sono delle quantità enormi, un metro cubo di acqua contiene miliardi di questi esseri. Questo è un foraminifero normale. Guardate un po' che cosa succede quando l'acqua è inquinata, perché lì vicino ci sta un inceneritore. Qui siamo vicini all'inceneritore che sta sopra Riccione. Guardate un po' come viene fuori. Questo è il foraminifero. Pensate che quel tratto di mare addirittura ha la bandiera blu. E questa è buffa, ve la devo dire. La bandiera blu la danno quando nell'acqua del mare c'è una concentrazione inferiore a un certo limite di colibatteri, certi batteri. Se siamo sotto quella concentrazione, l'acqua è pulita, bandiera blu.
In questo caso c'era la bandiera blu. Ma perché c'era la bandiera blu? Perché i colibatteri non c'erano, e non c'erano perché morivano di inquinamento. Cioè l'acqua era talmente sporca, perché inquinata da queste polveri, che morivano i batteri. Chiedo scusa, c'è una macchina che impedisce... È la mia? No. No. Chiedo scusa se vi interrompo, ma c'è una Renault Scenic targata Bologna-Genova 489 H Empoli, bianca, che impedisce ad una corriera di uscire. Qui davanti c'è il deposito delle corriere. Ok. Ci siamo in ambito arterioso, e in questo caso il trombo, cioè il coagulo, si è formato intorno a particelle di alluminio, silicio e potassio. Questi trombi, questi coaguli, possono migrare dappertutto e possono dar luogo a un ictus o a un infarto. In questo caso si tratta di un infarto cardiaco, un infarto del miocardio, da cui abbiamo tolto questo materiale con le polveri. Questo è un granuloma renale, adesso sappiamo cos'è un granuloma, no? Quel tessuto infiammatorio intorno alle particelle. Questo è un cancro dello stomaco, questo è un linfoma neonocito, tutte con le polveri dentro. Questo è un cancro del cervello, un glioblastoma, e questo è, vedete, vanno veramente a finire dappertutto. Questo è finito nelle ossa, queste particelle sono finite nelle ossa. Questo è un cancro dell'osso di una bambina di 7 anni, e quelle sono le particelle, quelle sono le sostanze che costituivano la particella. Questo invece è un altro cancro di un bambino, aveva 5 anni quando si è manifestato il cancro, adesso ne ha 7, è un cancro della prostata in un bambino. E qui è un bambino che tra l'altro vive tra due inceneritori, 500 metri da un inceneritore e 500 metri da un altro. E lì c'è l'elenco delle sostanze, degli elementi che costituiscono questa particella. Queste particelle, perché questo ne ha, ahimè, ogni centimetro cubo della sua prostata contiene alcune centinaia di miliardi di queste particelle. Questa è una scoperta straordinaria. Noi abbiamo scoperto che queste polveri sono capaci di entrare nel nucleo delle cellule. Quello che vedete qua sono proprio delle particelle che sono entrate nel nucleo di cellule del fegato. Questo è un cancro del fegato, perché poi è andato luogo a un cancro. Dentro il nucleo delle cellule c'è una cosa che si chiama DNA, che è un filamento lungo quasi 2 metri, che sta tutto avvoltolato in questo nucleo piccolissimo delle cellule, e lì c'è scritto vita, morte e miracoli di noi stessi. C'è il nostro libretto di istruzione, il nostro corpo e le nostre cellule tutti si comportano, si riproducono, vivono, hanno un metabolismo secondo quello che c'è scritto in questo libro di istruzioni, complicatissimo, molto complesso. Se noi, come in questo caso, andiamo a rimescolare le istruzioni, la cellula non capisce più niente. E allora impazzisce. E si ha quella che si chiama genotossicità. Cioè il genoma è proprio il testo del libretto di istruzioni, il genoma risulta sconvolto. Addirittura l'ARPA si è accorta di questo, ha fatto addirittura una pubblicazione, persino l'ARPA se ne è accorta, i nostri politici no. Cosa vuol dire sconvolgere il genoma umano? Significa fare qualche cosa, farci diventare qualche cosa che non siamo più noi. Vedete come siamo belli noi? Ecco, col genoma modificato non saremo più belli. Diventeremo, questi sono dei casi di genoma modificato. La comunità europea, c'è qualche bello spirito ogni tanto, me lo ricordavano anche stasera, mentre mangiavamo le tigelle, che dice che io dico tante belle cose, ma senza nessuna base scientifica. Stranamente la comunità europea, dopo averci dato un progetto, averci messo a capo di un progetto, noi comandavamo sull'Università di Cambridge. L'Università di Cambridge in tutte le classifiche mondiali sta nei primi 3 posti del mondo. Io vi ricordo che la prima università italiana in classifica è Bologna, nostra gloria,
ma è al 173esimo posto, è una cosa vergognosa. La comunità europea si è messo a capo di un'università che è o primo, secondo o terza, secondo le varie classifiche al mondo. Bene, in seguito alla nostra scoperta di queste polveri che entrano nelle cellule, ci ha messo a capo di un altro progetto europeo, e adesso siamo a capo di questo progetto che terminerà nella primavera del 2010, e siamo a capo di 10 gruppi di ricerca su 6 paesi europei. La comunità europea non fa cose di questo genere senza base scientifica. Quindi chi dice questa cosa dimostra tutta la sua ingenuità, non voglio dire altro. Un'altra scoperta nostra è che queste polveri entrano nello sperma, vedete nel quadratino celeste c'è uno spermatozoo, intorno c'è una miriade di nanoparticelle di piombo e poi giù ci sono 2 microparticelle. 2 problemi. Primo problema, il portatore di questo disturbo diventa sterile. Secondo problema, un problema un po' più familiare. Quando questo signore ha un rapporto sessuale, lui sente un po' di bruciore nel suo pisellino. La sua partner invece sviluppa delle piaghe all'interno del canale vaginale, sanguinanti, molto dolorose, che sono ribelli a qualsiasi trattamento, sia chirurgico sia farmacologico. Cioè, se il ginecologo va a cauterizzare, a bruciare queste piaghe, immediatamente dopo si riformano, dolorose e sanguinanti. Si chiama malattia del seme urente, malattia del seme che brucia, una malattia classica da inquinamento da polveri che noi, ahimè, vediamo sempre più spesso. Un'altra cosa che abbiamo scoperto, e questa è la più orribile. Catena alimentare vuol dire che poi ogni animale mangia l'animale che gli sta sotto, sta nel gradino sotto, ogni animale o ogni essere comunque. Al vertice di questa catena ci sta l'uomo. L'uomo che è nella posizione più privilegiata, perché usa tutto quello che sta sotto di lui, ma è anche la più delicata, perché qualsiasi ripercussione lungo questa catena va a ripercuotersi proprio sul vertice. Se noi andiamo a rovinare il primo gradino o i primi gradini, ecco che alla fine ne soffriremo anche noi, perché non avremo più quella flora e quella fauna che poi ci servono per mangiare, perché noi appunto dalla sopra mangiamo tutto. Ma c'è un altro problema. Il problema è legato al guscio, quel guscio minerale che hanno. Come fanno questi animaletti a fare il guscio? Semplicemente catturando l'anidride carbonica che sta nell'aria. Questi animaletti così piccoli, modesti e poco vistosi catturano ogni anno miliardi di tonnellate, molti miliardi di tonnellate di anidride carbonica. Se noi uccidiamo i foraminiferi, nel giro di pochi anni, pochissimi anni, 2-3 al massimo, scompariamo. Noi e tutti gli animali che vivono di ossigeno, si nutrono di ossigeno. Quindi, attenzione, non è una cosa da poco. Le piante, molte piante godrebbero di questa cosa, perché l'anidride carbonica si andrebbe ad accumulare nell'aria. E le piante prosperano, molte piante prosperano con l'anidride carbonica, ma come dicevano i nomadi quando io ero giovane, il complesso dei nomadi, che credo non so se c'è ancora, noi non ci saremo e saremo morti, senza ossigeno noi moriamo. Noi stiamo facendo delle cose strane, non so se voi lo sapete, ma noi stiamo, con tutto questo inquinamento, stiamo uccidendo le api. Senza api, l'uomo, questo è un dato scientifico, l'uomo sopravvive 4 anni. La specie umana sopravvive 4 anni senza api. Quindi stiamo attenti a fare certe mosse. Cioè, noi stiamo facendo veramente gli apprendisti stregoni. Tira di qua, butta giù di là, però alla fine ci stiamo dando delle martellate, diciamo, sulle mani. Altra cosa brutta, molto brutta, che abbiamo visto è che queste polveri sono capaci di passare da madre a feto. Passano da madre a feto e danno qualche problemino. Io non so se voi conosciate uno scrittore
che si chiama Massimo Carlotto. Massimo Carlotto è il maggiore scrittore di gialli noir italiano, è stato anche recentemente nei primi top 10, nei primi 10 libri più venduti in Italia. L'ultimo libro che ha pubblicato si chiama Perdas de Fogo. Perdas de Fogo è un piccolo paesino della Sardegna dove c'è un poligono di tiro militare, più grande poligono di tiro militare europeo. Come in tutti i poligoni di tiro militare, lì si gioca la guerra, si fanno scoppiare le bombe, queste bombe scoppiano, provocano la formazione di polveri, le polveri cadono per terra, cadono sull'erba, le pecore, perché siamo in Sardegna, pecore ce n'è un sacco, mangiano l'erba inquinata, questo inquinamento passa al feto. Questo feto, un feto di agnello, non ha il cervello, invece degli occhi agli orecchi, aveva tutti gli organi interni malformati, è nato ed è morto. Perché questo scrittore ha scritto un giallo su questo? Perché intorno a questo poligono di tiro succedono delle cose molto strane, vengono nascoste tantissime cose. E allora Massimo Carlotto ha preso i miei libri, uno è, lo trovate là sopra, l'altro non c'è perché è un libro scientifico che io ho scritto in inglese, quindi non l'ho portato qua, ma nel libro Il girone delle polveri sottili lui lo scrive sul suo libro, che si è ispirato al mio libro, e imbastisce tutta una storia che poi ha come protagonista mia moglie, che lui me la ringiovanisce di qualche anno, da fisico e bioingegnere che la fa diventare veterinaria, e poi la fa anche morire nel libro, comunque mi rende vedovo. Ma insomma, questo è un problema molto grosso, anche perché in questa località non nascono solo agnelli malformati, ma bambini malformati, e neanche pochi, 6 su 20 ultimamente, non è poco. Ma ovviamente non passano soltanto al tarassaco o al foraminifero o all'agnello, queste cose passano anche all'uomo. Questo è un rene di un feto malformato in cui sono finite particelle di zinco, e questo è un fegato di un feto malformato in cui sono finite delle particelle di piombo e cloro. L'anno scorso sul giornale locale di Mantova, un giorno salta fuori un articolo che parla di bambini malformati, perché la fotografia piccolina che vedete è mia moglie, e perché noi studiamo questi feti malformati, e poi se avessimo i soldi lo potremmo fare molto molto meglio. Abbiamo trovato a Mantova un bambino che aveva una malformazione neanche delle peggiori, anzi ve la faccio proprio vedere perché è l'unico bambino visibile. Questo è morto, non è vivo. È morto e muore dopo 8 ore dalla nascita. Piedi malformati, mani malformate, organi interni malformati, pieno di bolle blu e muore di leucemia mieloide acuta dopo 8 ore dalla nascita. Lui si è preso la leucemia all'interno della sua mamma, che non aveva la leucemia, era sana. Abbiamo fatto l'autopsia del bambino e dentro ci abbiamo trovato, guardate un po' nel rene, guardate un po' che cosa ci troviamo. Come fa a esserci questa roba dentro un bambino che non è mai uscito fuori dal grembo materno? E questa è una delle tante fotografie di una biopsia del rene. Guardate un po' nei linfonodi. Lui ha una malattia, è morto di una malattia che coinvolge i linfonodi. Anche qui, guardate un po' che roba c'è. E questi sono i linfonodi. Questo è il cuore. Il cuore è il più interessante perché... Guardate un po' queste particelle che stanno nel cuore, sono tipiche proprio da origine combustiva, da inceneritore. Guardate un po', belle sferiche, tante palline appiccicate, una grossa e tante palline piccole, dentro un bambino che non era mai uscito dal grembo materno. Questo è il cervello, ci troviamo di tutto dentro. Guardate un po', che roba. Tutte le micro e nanoparticelle che abbiamo individuato nei tessuti patologici non sono né biodegradabili né biocompatibili, quindi sono per loro stessa natura patogeniche, fanno venire le malattie. E più piccole sono, più sono aggressive, ma la cosa è ovvia, più sono piccole, più riescono a penetrare in profondità nell'organismo fino ad andare nel nucleo delle cellule. Guardate un po' questa frase, che tradotta in italiano vuol dire che per il particolato, cioè per le polveri, non è stato identificato nessun livello di sicurezza. Cosa vuol dire? Vuol dire che qualsiasi concentrazione di polvere esista nell'aria è patogena, fa venire le malattie. Ma questo non lo dico io,
cioè io l'ho detto migliaia di volte, ma questo lo dice la Comunità Europea. Questo è un rapporto che voi trovate anche in internet della Comunità Europea. La Comunità Europea è un ente molto bizzarro, molto strano, perché pone dei limiti, dice voi non dovete superare i 40 microgrammi, cioè i 40 milionesimi di grammo di polveri sotto i 10 micron in un metro cubo di aria. E questa è la legge. Poi da un'altra parte, in un altro documento, dice guarda che ho scherzato. Non è vero che se sotto i 40 microgrammi tu puoi stare tranquillo, perché non c'è nessun livello di tranquillità. Io ti ho fatto una legge, ma la legge che ti ho fatto non ha significato. Perché, come ti scrivo, dal punto di vista scientifico, non esistono livelli di tranquillità, così come non esistono per le diossine, per esempio. Allora parliamo un attimo dell'incenerimento dei rifiuti. Voi state fra tre inceneritori e non lo sapete. Queste sono, diciamo che sono le immondizie. Allora noi non ce le vogliamo vedere davanti, le portiamo a bruciare. Le portiamo a bruciare e c'è ovviamente il fuoco, che è tradizionalmente un purificatore, e questo è quello che salta fuori dalla combustione, cioè nulla, non c'è più niente. C'era dell'immondizia, c'era un rifiuto, lo mettiamo a bruciare, salta fuori niente. E questo è il mondo molto più bello di quello del mulino bianco che salta fuori. Questo è quello che ci danno ad intendere. Allora, noi invece facciamo un saltino a 2500 anni fa. Andiamo ad Atene. Il periodo è quello di Pericle come politico, quello di Socrate come filosofo. Tra i filosofi che gironzolavano per Atene c'era questo signore che si chiamava Anassagora, Anassagora di Clazomene. Questo ci lascia, di lui almeno rimangono solo 23 frammenti scritti, uno dei quali dice nulla si crea, tutto si trasforma, nulla si distrugge. 25 secoli fa. E lo lasciamo lì. Il problema della distruzione da fuoco ha sempre incuriosito moltissimo gli scienziati di tutte le epoche. Io vi risparmio tutta la storia della scienza in rapporto al fuoco, però voglio arrivare al 1697. Siamo in Germania, Università di Halle. Lì c'è un medico che è il protofisico, cioè il primo medico del re di Prussia, che si chiamava Guglielmo I. Questo medico si chiamava Georg Ehrenstahl, insegnava alla facoltà di medicina e era anche un alchimista. Allora l'alchimia era il massimo della scienza, top della scienza. Newton, forse il più grande fisico della storia, definiva se stesso non come fisico ma come alchimista, tanto che poi lui morì degli esperimenti alchemici che lui faceva. Bene, questo Georg Ehrenstahl sviluppa una teoria, la teoria del flogisto, e dice tutte le sostanze che bruciano sono ricche di flogisto. Il flogisto è un fluido alchemico, ovviamente non ben definito, qualche cosa di sottilissimo che si insinua nelle cose. Bruciando una sostanza perde la sua componente flogistica e ve lo dimostra. E vi dice il fuoco che esce da ciò che noi bruciamo è la manifestazione del flogisto che se ne va. Ciò che rimane, cioè la cenere, è ciò che non conteneva flogisto. Successo clamoroso. Stahl diventa il faro della scienza. Adesso sappiamo perché ciò che noi bruciamo scompare, perché se ne va il flogisto. 1697. Da qui Berlusconi, Veltroni, Prodi, Di Pietro, Veronesi, Bertolaso, non hanno più girato i fogli del calendario. Sono fermi agli alchimisti del 1697. Io brucio e le cose scompaiono. Noi invece giriamo il calendario e andiamo al 1786. Parigi, c'è piccolo Nobel, siamo qualche anno prima della rivoluzione francese, 3 anni prima della rivoluzione, c'è un nobile che sta a Parigi, si chiama Antoine Laurent Lavoisier, è un avvocato, ma è laureato in legge, ma non fa l'avvocato, ma fa l'esattore delle tasse. E ha come hobby quello della chimica.
Ed è molto bravo come chimico, tanto che viene considerato oggi il più grande chimico della storia. Lui lavora con sua moglie, come me, solo che la moglie di Lavoisier era meno brava di lui, invece lavoro con una moglie che è più brava di me. Ma insomma, più o meno, è sempre un doppio misto. Questo signore, Lavoisier, fa un esperimento. Prende del fosforo, lo pesa e lo brucia. Poi va a pesare ciò che esce dalla combustione e scopre una cosa stranissima. Cioè scopre che quello che esce dalla combustione del fosforo pesa più del fosforo. Come fa a pesare di più se, come diceva Stahl, ha perso il flogisto? Non può pesare di più, deve pesare di meno, invece pesa di più. Allora rifà l'esperimento. Prende il fosforo, lo mette dentro il bussolotto che vedete sulla tavola con la tovaglia rossa e lì dentro pesa l'aria e valuta la quantità di ossigeno che ci sta, che è circa un quinto. Brucia di nuovo tutto, pesa ciò che esce. Vede, subito vede una cosa, vede che ciò che è uscito non è chimicamente più né fosforo né altra cosa. È una cosa a sé stante. Ma vede che pesa come il fosforo più l'ossigeno, esattamente uguale. Ma non è né fosforo né ossigeno. Del fosforo più l'ossigeno ha solo conservato il peso. Allora scopre, riscopre quello che Anassagora aveva intuito tanti secoli prima. Cioè che lui non ha distrutto niente, ma ha trasformato qualche cosa, senza distruggere assolutamente niente. Scopre allora, facendo crollare la teoria del flogisto, scopre quello che oggi si chiama principio di conservazione della massa. Oggi è un corollario del primo principio della termodinamica, quello di conservazione dell'energia, ed è un pilastro della nostra scienza. Quindi bisognerà che i vari Berlusconi, Prodi, Veltroni, Bertolaso, Veronesi, eccetera, Di Pietro, lo imparino. Bisogna che comincino ad aprire qualche libro del liceo, perché qui c'è già scritto nei libri del liceo, principio di conservazione della massa, che dice che la quantità di materia totale di un sistema chiuso rimane costante. Nulla si crea e nulla si distrugge. E allora, come faccio io a pensare di distruggere i rifiuti bruciandoli? È una cosa di un'ingenuità incredibile, presuppone l'ignoranza più crassa delle leggi fondamentali della natura, quelle che si trovano sui libri del liceo, per non dire dell'università. Giochiamo a fare la Lavoisier. Prendiamo una tonnellata di rifiuti, la bruciamo e vediamo che cosa esce. Andiamo a pesare ciò che esce, non da scienziati, da tecnici. Ciò che esce è una tonnellata di fumi. Io sono già pari con la Lavoisier. Una tonnellata di rifiuti e una tonnellata di fumi. Ma mi esce ancora qualcos'altro. Da 280 a 300 kg di ceneri solide inerte, quelle che poi vanno mescolate all'asfalto, come piace all'arpo, al cemento. Ceneri che vengono dette dalla legge inerti. Inerti perché sono inerti, ma inerti chimicamente, ma tutt'altro che inerti biologicamente, perché sono quelli che fanno venire l'infarto, l'ictus, tromboembolia polmonare, il cancro, le malformazioni fetali, eccetera, eccetera, eccetera. Poi mi escono 30 kg di ceneri volanti, ceneri estremamente sottili, estremamente aggressive per la salute, ancora più delle ceneri solide. Mi escono 25 kg di gesso, grossolano, ma sempre particolato, 650 kg di acqua di scarico, calda e sporca. Fateci un po' i conti. Da una tonnellata di rifiuti, quanto mi esce? Me ne escono 2 di tonnellate. Come mai? Come mai questa storia non funziona più Lavoisier? No, invece Lavoisier funziona come? Perché io ho messo una tonnellata di rifiuti, ma una delle tante cose che non ci dicono è che per bruciare una tonnellata di rifiuti, tecnicamente, per motivi puramente tecnici, occorre aggiungere acqua, ammoniaca, calce, bicarbonato, carboni attivi, poi dopo bisogna addirittura bruciare del metano, perché voi non lo dicono, ma negli inceneritori si deve bruciare anche metano, consumando ancora altra energia. Tutto questo raddoppia la massa di ciò che noi andiamo a bruciare. Quindi noi vogliamo fare sparire una tonnellata di rifiuti, ci ritroviamo 2 tonnellate di altro materiale. Purtroppo
e questa è una delle tante cose che questi signori pare non sappiano, quando io brucio qualcosa lo rendo più tossico della sostanza originale. Prendete una giacca a vento, ve la portate addosso tutto inverno, non succede niente. Mettetela sul tavolo, datele fuoco e stateci sopra col naso e vedrete che cosa succede. Da qualche cosa di perfettamente innocuo voi avete ricavato qualche cosa di tossico. Questo è quello che accade bruciando. Se questi signori avessero l'umiltà di andare tutti gli anni a Zurigo, al Politecnico, dove c'è un congresso sulla combustione, il Politecnico di Zurigo ha al suo interno più premi Nobel di tutta l'Italia dall'inizio da quando si danno i premi Nobel a oggi. Al Politecnico di Zurigo ce ne sono di più. Bene, se andassero sentirebbero queste cose, fra l'altro troverebbero anche qualche cosa di mio materiale mio. Non hanno questa umiltà. Quindi loro bruciano, fanno sparire dai nostri occhi qualche cosa che non ci piace, ma lo raddoppiano e lo rendono più tossico. Questo è il business dell'inceneritore. Questa è la follia dell'inceneritore. Allora, dal punto di vista scientifico, l'incenerimento non può essere considerato un'eliminazione dei rifiuti, perché è un gioco di prestigio. È il coniglio del prestigiatore. Me lo fa sparire dagli occhi, ma il mio organismo lo vede come? Lo vede raddoppiato e peggiorato. Quindi è improponibile, è semplicemente improponibile. Un'altra delle cose che non ci dicono è quello che esce dall'incenerimento. Berlusconi, ieri l'altro mi pare, ha detto una cosa vera, cosa straordinaria. Berlusconi non ha mai detto una cosa vera, gli è scappata. Ha detto: dall'inceneritore di Acerra non escono inquinanti. Ragazzi, è vero, non escono inquinanti. Ma perché? Perché è spento, perché lo accenderanno a dicembre. Quindi ha detto la verità. In realtà, dall'inceneritore di Acerra, quando lo accenderanno, usciranno di sole diossine, di cui non abbiamo parlato perché sono organiche, quindi io mi occupo solo di inorganico, ma di sole diossine usciranno quantità non tollerabili per oltre 3 milioni di persone. Siamo ad Acerra, paese, oltre 3 milioni di persone, tutti, cioè quantità immense di sole diossine. Questi sono altri composti che escono dall'inceneritore, di cui non si parla mai. Nessuno ci dice che sorte abbiano. Questo è un elenco pubblicato da dei chimici, pubblicato su Chemosphere, che è una delle grandi riviste scientifiche. Bene, guardate un po' l'elenco delle sostanze di cui noi non abbiamo traccia. Di queste nessuno ci dice niente. Ma non crediate che sia finita lì l'elenco, perché ce n'è ancora. Ma poi ce n'è ancora. E di tutto questo nessuno ci dice niente, così come nessuno ci dice niente delle mie particelle. Non esistono, semplicemente non esistono. Noi abbiamo in Italia questi personaggi. Questo signore si chiama professor Umberto Veronesi. Questo signore, un bel giorno, questo signore è un grande businessman, va in televisione, Rai 3, una trasmissione che si chiama Che tempo che fa? C'è l'intrattenitore che si chiama Fabio Fazio, lo interroga, lo intervista e gli chiede che cosa fanno gli inceneritori, anzi lui dice termovalorizzatore è una parola che abbiamo inventato noi in Italia, che non esiste e che la comunità europea ci fa divieto di usare perché è fuorviante, cioè è da vanna marchi, ce lo dice la comunità europea. Noi lo usiamo addirittura nei documenti pubblici. Quando voi leggerete in un documento pubblico la parola termovalorizzatore, sappiate che vi trovate davanti a una truffa che la comunità europea non accetta. Chi usa la parola termovalorizzatore vi sta tirando il bidone. Comunque, Fabio Fazio chiede a questo signore che inquinamento danno i, virgolette, termovalorizzatori, quali problemi danno alla salute. E lui risponde zero, facendo così con le ditine, zero. Allora, questo signore, se non altro, ignora quello che dicono i suoi colleghi stranieri, inglesi, francesi. Chi ha voglia di entrare nel mio sito www.stefanomontanari.net trova tutti i documenti di questi medici, inglesi, francesi, eccetera, che smentiscono
ciò che dice questo signore. Ma questo signore non sa nemmeno che cosa dicono i suoi colleghi italiani. Guardate un po', questa è una diapositiva che non l'ho fatta io, l'ha fatta l'Istituto Superiore di Sanità, cioè un ente pubblico. Questi sono gli studi epidemiologici, sono 10, in realtà sono 11, l'ultimo non c'è perché questa diapositiva è uscita prima che uscisse l'11° rapporto. Tutti questi rapporti fatti da enti pubblici italiani, università, USL, Istituto Superiore di Sanità, eccetera, enti pubblici, smentiscono quello che dice il professor Umberto Veronesi. Lo smentiscono, dicono guarda che non è vero. E pensate che questi studi parlano solo di cancro, non parlano di tromboembolia polmonare, di ictus, di infarto, di malformazioni fetali, di Parkinson, di Alzheimer, non ne parlano. Perché se ci mettessero dentro anche quello, sarebbe ben peggio. Bene, il professor Umberto Veronesi ha mentito. Se voi andate a vedere sul sito del professor Umberto Veronesi, c'è l'elenco dei suoi sponsor. Lui non prende sponsor da 4 soldi, sponsor da almeno centinaia di migliaia di euro. Bene, fra i suoi sponsor ci sono proprio gli inquinatori. E fra i suoi sponsor c'è per esempio Veolia. Veolia è il costruttore degli inceneritori. C'è Acea, che è l'ente che tratta i rifiuti, per esempio, nel centro Italia. Chiaro che non si sputa nel piatto dove si mangia. Questo è stato a febbraio. A febbraio una giornalista va da Veronesi, era in un salottino buono milanese, va da Veronesi e gli fa un'intervista volante. Lui scappava, ma questa gli correva dietro. E lo mette alle strette. Gli dice, perché ha detto queste idiozie? E lui risponde, io di queste cose, ma io non mi interesso di queste cose. Io non le sa, lo dice lui stesso. Allora questa giornalista gli dice, ma perché lei non va a fare un confronto con chi queste cose le sa? In quel caso ero io l'ho invitato almeno una decina di volte a fare un confronto pubblico. Io qua, lui lì, io presento i miei dati, lui i suoi. Lui non ne ha di dati, non ha mai fatto una ricerca, una, a 80 e passa anni, non ne ha mai fatta una. E allora lui dice, io non faccio dibattiti, io non faccio confronti. E allora questa giornalista gli dice, ma allora se lei queste cose non le sa, se lei non fa dibattiti, se lei non si confronta, perché dice queste cose? Cioè perché ci racconta queste cose? E lui risponde, voi vi dovete fidare. Allora, l'atto di fede si fa in chiesa. E mi sta benissimo. In campo scientifico l'atto di fede è una cosa grottesca. Si faceva nel Medioevo, non si fa più. Allora io vi prego, non credete a certi personaggi. La televisione pullula di cialtroni. Prima di credere a certa gente, documentatevi. Ma documentatevi veramente. Non andate a leggere i giornali che hanno come proprietario chi inquina. È chiaro che loro vi raccontano delle balle, è ovvio. Non ascoltate le televisioni di regime, quelle è ovvio che vi raccontano delle balle, appartengono a chi inquina, è ovvio. Voi siete, noi siamo veramente carne da cannone, siamo carne da voto. Vi chiedono il voto, poi voi glielo date e loro vi sfilano il borsellino e come effetto collaterale la salute, ma non solo la vostra, quella dei vostri figli, che non è una bella cosa. E poi ci vengono a dire abbiamo bisogno di energia, l'Italia ha bisogno di energia, noi bruciamo perché dal rifiuto ricaviamo energia. Ma non è mica tanto vero. Pensate che una bottiglia di plastica, la plastica è il cibo più ghiotto per gli inceneritori, perché è quello che produce più calore, quindi il più favorevole. Per essere costruita questa bottiglia di plastica deve essere ricavata dal petrolio, perché la plastica deriva dal petrolio. Allora io devo estrarre il petrolio, devo cercare il petrolio, estrarre il petrolio, trasportare il petrolio, purificare il petrolio.
trasportare questo petrolio purificato, trasformarlo ancora, renderlo una pasta, scaldarlo, soffiarlo, farne la bottiglia, riempire la bottiglia e portarla in giro. Mi è costato un tot di energia. Quando io vado a bruciare questa bottiglia, ricavo energia. È vero, ricavo energia. Quanta energia ricavo? Ne ricavo un 180esimo di quello che mi è servito per costruire la bottiglia. Un 180esimo. Se io faccio un'operazione semplicissima, prendo la bottiglia e invece di buttarla, la riempio di nuovo e la riuso, io con l'energia che ho usato per fare quella bottiglia e fargli fare tutto il suo giro, è come se avessi due bottiglie, perché l'ho usata due volte. Quindi semplicemente mettendo sotto il rubinetto una bottiglia, ho ottenuto un risultato energetico 90 volte superiore a quello dell'inceneritore, solo mettendola sotto la bottiglia. Cioè in pratica, io non so, quando ero piccolo, io sono di queste zone, io vengo da San Giorgio di Piano, quindi mi raccontavano che c'era un signore, ovviamente era leggendario, che si chiamava Cazzetto, che bruciava i violini e poi vendeva la cenere. Ecco, noi facciamo esattamente questa cosa. Noi bruciamo dei tesori per ricavare pochissima energia. Se noi riutilizzassimo o utilizzassimo in maniera corretta questi prodotti, produrremmo delle quantità immense di energia rispetto a quelle che ricaviamo invece bruciando. E allora, noi in tutta questa follia di produrre energia facciamo per esempio le turbogas, come hanno fatto a Ferrara, pochi chilometri da voi, come stanno facendo a Lama di Reno dall'altra parte. Turbogas, che sono degli impianti in cui vengono bruciati, viene bruciato del metano, metano che poi è mescolato anche altri gas, e produce effettivamente dell'energia. Adesso non sto a entrare nei particolari di come sono fatti, tanto a voi non interessa. Di questa energia che viene prodotta lì, quasi metà va sprecata immediatamente sotto forma di calore, se ne va, viene irradiata da lì sotto forma di calore. Poi nell'ambiente vanno dei gas, ci sono delle piogge acide che interferiscono su flora, fauna e la composizione del terreno, che non è più adatto a certe coltivazioni perché non è più quello originale. Poi escono gli ossidi d'azoto con le solite polveri secondari, esce ossido di carbonio che è un veleno per la respirazione, escono gli ossidi di zolfo, ancora una volta piogge acide, escono metalli pesanti. Tutto questo per fare dell'energia. Escono gli idrocarburi, policiclici aromatici. Ma noi non ci dobbiamo preoccupare di tutto questo. Quando ho messo insieme l'inceneritore di Ferrara, e qui è stato un signore a sponsorizzare tutto questo, è stato l'assessore all'ambiente di Ferrara, che si chiama Golinelli. Questo signor Golinelli, Sergio Golinelli, è un verde e ha fatto fare questo impianto a turbogas che sta devastando, che devasterà tutto, e arriverà anche qui da noi. Allora, i ferraresi si sono un po' impressionati e avevano in mente l'anidride carbonica e hanno detto: ma quanta anidride carbonica produce questo aggeggio, senza preoccuparsi per esempio dell'acqua. Questo affare, per essere raffreddato, usa dell'acqua che prende dal Po, che non ha acqua. E allora noi abbiamo fatto un calcolo emotivo, se volete. Abbiamo pensato di prendere delle bottiglie da 1,5 litri, quelle d'acqua minerale, riempirle con l'acqua che serve per raffreddare per un anno questo aggeggio, e le abbiamo messe in fila, uno di fianco all'altro, idealmente, chiaramente, per vedere quanto veniva lunga questa fila. Quanto è lunga questa fila di acqua usata in un anno? 12,5 volte il giro dell'equatore. Non si sa dove prenderanno quell'acqua, non c'è. Non si sa dove la prenderanno. Bene, torniamo all'anidride carbonica. I ferraresi si impressionano. Oddio, c'è tanta anidride carbonica. Quanta ce n'è? Il costruttore dice, ne produciamo tanta. Perfetto. I ferraresi allora dicono, che cosa farete per ovviare a questo problema? E loro dicono, pianteremo delle piante, perché le piante mangiano l'anidride carbonica, che è vero. Cosa pianterete? Pianteremo dei pioppi, perché sono veloci, crescono velocemente e quindi entreranno in funzione presto. Molto bene.
I ferraresi erano contenti. Allora noi abbiamo fatto una cosa, invece abbiamo mandato, abbiamo interessato un istituto, che è l'istituto italiano che si occupa di POP cultura, e gli abbiamo mandato i dati del costruttore. E abbiamo detto, per mangiare questa anidride carbonica, quanti pioppi occorre piantare? Allora questo istituto ha fatto i suoi conti e ci ha risposto, questa è la risposta, e ci ha detto, occorrono 407.000 ettari di pioppi. I ferraresi erano contenti, hanno detto, guarda un po', ci fanno un bosco di 407.000 ettari intorno al turbogas. Allora noi abbiamo chiesto all'istituto di POP cultura, ma quanti sono 407.000 ettari a pioppo? E allora hanno detto, ma in Italia ce ne sono a pioppo, in tutta Italia, 110.000 ettari. Quindi ci vuole quasi il quadruplo di tutti i pioppi che stanno in tutta Italia, devono andare tutti a Ferrara, quattro volte i pioppi italiani, tutti a Ferrara, solo per l'anidride carbonica. Allora, i ferraresi non si erano accorti di questa truffa. Gli avevano detto, piantiamo i pioppi, ne piantiamo tot, basta, contenti. Bisogna andare a fondo alle cose. Perché farsi prendere per i fondelli non è una bella cosa. Questa è una presa per i fondelli. Comunque lo fanno lo stesso, eh. Voi sapete che siete tutti uomini di mondo. Quando c'è un'opera pubblica, poi, insomma, come si dice a Roma, c'è trippa per gatti, ce n'è un po' per tutti. Oppure si fanno impianti a biomasse. Io sto facendo una lotta tremenda contro le biomasse, sono anche riuscito a bloccarne qualcuno. Io ho anche avuto una cittadinanza onoraria proprio perché sono riuscito a bloccare un impianto a biomasse. Cosa sono le biomasse? Le biomasse sono delle masse, per esempio, vegetali, oppure cacca di animale, che però non si adopera, non si brucia. In genere sono delle biomasse. Le biomasse dovrebbero essere degli sfalci dell'agricoltura o della coltivazione dei boschi, assolutamente puliti. Non devono avere nient'altro che carbonio, idrogeno e ossigeno. Noi abbiamo preso, per esempio, del fieno alimentare, che è la biomassa più pregiata che esista. Guardate un po' cosa ci abbiamo trovato dentro. Argento, silicio, alluminio e magnesio. Non è più una biomassa. Quindi se la vado a bruciare, ho della roba che non è più biomassa. Questo è pellet, cioè quel legno che va nelle stufe, quindi pregiato, e questo era il migliore fra tutti i pellet che abbiamo trovato. Li abbiamo trovati in Austria. Guardate un po' che cosa c'era dentro. Addirittura il titanio, addirittura l'oro ci abbiamo trovato dentro, e neanche poco oro, l'argento ci abbiamo trovato dentro, ma fra le cose che ci abbiamo trovato dentro ci abbiamo trovato il cloro, e l'abbiamo trovato in tutti i legni. Perché è così critico il cloro? Perché ogni volta che io brucio qualche cosa di organico in presenza di cloro mi si sviluppa una molecola particolare, che è questa, che è la diossina, sempre. Quindi quando io brucio le biomasse non faccio soltanto polveri, ma faccio anche tante diossine. Poi c'è un altro problemino, guarda, questo è eucalipto selvatico, sardo, anche qui c'era veramente di tutto, anche qui c'era il cloro, ovviamente il cloro lo troviamo dappertutto. Queste sono querce che abbiamo raccolto a Serra Mazzoni, Appennino Modenese, addirittura, guardate un po', addirittura il torio e l'uranio ci abbiamo trovato dentro, la terz'ultima e l'ultima delle sostanze, l'uranio ci abbiamo trovato dentro. Biomassa. Allora, l'idea è questa. Noi non abbiamo abbastanza biomassa in Italia, perché anche tirando giù tutti i boschi, tutti i vegetali che abbiamo, compresi i gerani del balcone, non ce n'è abbastanza. Allora, l'idea era questa. Adesso in Emilia-Romagna dobbiamo fare degli impianti a biomassa. Non abbiamo abbastanza biomassa, ma le piantiamo. E cosa piantiamo? Piantiamo delle canne. Mio bisnonno e mio nonno facevano i contadini proprio qui a San Giorgio di Piano, e loro ci hanno messo più o meno 100 anni a debellare queste canne, che sono degli infestanti. Adesso dobbiamo piantarle invece per fare carburante per le biomasse, per gli impianti di biomasse. Allora abbiamo fatto un calcolo. Quante canne occorrono per mantenere gli impianti di biomasse che devono fare in Emilia Romagna? Abbiamo fatto un calcolo e abbiamo visto quanto territorio occorre. 3 volte e mezzo il territorio dell'Emilia Romagna. 3 volte e mezzo. Allora noi
emiliano-romagnoli, dovremmo fare un'Emilia-Romagna almeno a 3,5 piani, ma non potremo coltivare neanche il basilico, perché deve essere tutto a canna, se vogliamo fare una cosa di questo genere. Ma noi non abbiamo 3,5 volte il nostro territorio, quindi è una follia. Idea, andiamo a prendere le biomasse all'estero. Le andiamo a comprare nella penisola malese e li facciamo fare tutto questo bel giro dalla penisola malese, che non è breve. Le navi inquinano tanto, la terra non è così grande, nel giro di qualche settimana quegli inquinanti arrivano, gli inquinanti delle navi arrivano da me, ma non importa, consumiamo un sacco di energia per andare a prendere l'olio di palma come biomassa, olio di palma da queste zone, e arriva anche qui, Allora noi abbiamo fatto un'analisi dell'olio di palma e abbiamo visto cosa c'è dentro, e ci sono dentro tante particelle, quindi non sono più biomasse, tante ce le abbiamo trovate dentro, ma ce le abbiamo trovate dentro anche concimi chimici e pesticidi che da noi sono vietati da decenni, ma che là si possono usare. Quindi noi importiamo qua un inquinamento che noi abbiamo messo al bando da decenni, lo importiamo, tranquilli. Ma è proprio vero che noi stiamo soffrendo di una crisi energetica? È vero o non è vero? Io sono andato a fare un giretto negli enti pubblici italiani e ho trovato che c'è un ente pubblico che si chiama Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, che è un ente pubblico garante, è lo Stato, che dice letteralmente che nel triennio 2007-2009 l'offerta supera significativamente la domanda. Significa che noi italiani produciamo molta più energia di quanta consumiamo. Pensate, la Puglia produce almeno il doppio di energia di quella che consuma. Bene, in Puglia stanno costruendo, grazie ai Verdi e Rifondazione Comunista e a Lega Ambiente, stanno costruendo centrali a turbogas, centrali a biomasse, a non finire, perché la Puglia viene colonizzata. Loro si ammalano, ma qualcuno si arricchisce vendendo l'energia ricavata in pratica dalle loro malattie. Pensate soltanto alla turbogas che stanno facendo alle porte di Bari, ormai è finita, a Modugno. Anche lì sono, io ne parlo nel libro, sono più di 7 miliardi di litri di acqua tutti gli anni, e a Bari c'è acqua razionata. Quindi ci saranno 60.000 famiglie che rimangono senza acqua. Per raffreddare questo impianto, si poteva raffreddare ad aria, lo raffreddano ad acqua. Ma c'è un'altra cosa buffa. Andando a succhiare l'acqua che sta in terra, io devo prenderla dalle falde acquifere. La prendo molto velocemente, e quindi la pioggia non è in grado di riempire di nuovo le falde acquifere. Quindi tutte le case che vengono costruite in quella zona, che è la zona nuova in cui si costruiscono le case oggi a Bari, devono essere costruite con criteri antisismici, perché sennò le case crollano, perché la falda acquifera scende velocissimamente. Per tutto questo, per fare una centrale turbogas che è a 500 metri da un ospedale e a 500 metri da un asilo. Siamo veramente alla follia. Noi non abbiamo bisogno di energia. Lo sapete che quando ci fu il grande blackout, ve lo ricordate, non molto tempo fa, noi continuavamo a vendere energia all'estero, cosa che nessuno di noi sa, perché non ce lo sono venuti a dire. A noi ci avevano detto che dovevamo stare senza energia, ma continuavamo noi a venderne all'estero. Siamo alla follia, veramente alla follia. La compriamo dalla Francia e poi la rivendiamo fuori. Siamo alla follia. Che cos'è questa energia? L'energia è la capacità di un corpo di eseguire un determinato lavoro. Allora io vorrei fare con voi un esperimento. Prendete un'automobile, andate dal concessionario, comprate l'automobile, la comprate col serbatoio pieno di benzina, ma col tappo sigillato. Voi partite, fate tutto quello che volete, andate fortissimo, viaggiate senza nessun problema, fino a che avviene quella che in fisica si chiama catastrofe.
La catastrofe in fisica non è altro che l'interruzione improvvisa di un determinato andamento. Niente di particolare. Quando per esempio voi prendete un elastico e lo tirate e fate un grafico, mettete l'allungamento da una parte e lo sforzo dall'altra, vedete che avete una certa curva e a un certo punto questa curva si interrompe bruscamente perché voi tirando avete rotto l'elastico. Si chiama catastrofe. La catastrofe qual è? La catastrofe qui in questo caso è quando la benzina finisce. Improvvisamente voi avete fatto tutto quello che volevate, non c'erano avvisaglie, la macchina si ferma. Voi non potete farci niente, il tappo è sigillato. Altro esperimento, andiamo dal concessionario, stessa macchina, stavolta col pieno ma con il tappo agibile. Voi fate tutto quello che volete esattamente come con la prima macchina. Nel momento in cui la lancetta del cruscotto segna rosso, vi fermate al primo distributore, fate il pieno, ripartite, non c'è problema. E così, per la seconda, la terza, la quarta, la millesima volta. Qual è la differenza fra le due macchine? Il tappo. In una è sigillato, nell'altra è agibile. La fisica elementare, proprio quella elementarissima, dice che se noi vogliamo attribuire energia a un sistema chiuso, abbiamo due possibilità. O la prendiamo dall'interno del sistema, come abbiamo fatto con la macchina col tappo chiuso, o la prendiamo dall'esterno, come abbiamo fatto con la macchina col tappo aperto. L'abbiamo presa dal distributore. Nel primo caso, prima o poi, non importa se il tempo è corto, lungo, medio, non ha importanza, prima o poi l'energia finisce, perché l'abbiamo presa da un sistema limitato, chiuso. Nel secondo caso l'energia è teoricamente infinita, perché noi possiamo accedere a qualsiasi fonte esterna, universale, l'universo. Questa è la fisica elementare che ce lo dice. Tutti gli animali, tutte le piante usano le energie esterne, l'unica energia esterna che abbiamo è il sole, usano quella, tutti, non ce n'è uno che non usi quel tipo di energia. L'uomo è l'unico animale che usa energia dell'interno del sistema, cioè in pratica è l'animale stupido, è un animale stupido, perché fa una cosa che lui stesso sa non avere futuro. Come fa a prendere energia dall'interno? La prende dal petrolio, dall'uranio, dai gas naturali, da ciò che è contenuto nella terra e che non si riformerà mai più, perché il petrolio si è formato 60-100 milioni di anni fa e non si forma più, l'uranio quello era, anzi decade, piano piano diventa piombo, e c'è quello, basta, gas naturale, idem. L'unica fonte esterna, ahimè, che noi abbiamo è il Sole. Il Sole che contiene il 99,5% di tutta la materia del Sistema Solare e vivrà ancora 4 miliardi e mezzo di anni. Quindi noi ne abbiamo, volendo. Quanta energia ci dà il Sole? Ci dà più o meno... più o meno ci dà 1000 watt per ogni metro quadrato di pianeta, per ogni secondo. Qualche decina di migliaia di volte più di quanto noi ricaviamo da tutte le fonti che noi usiamo. Qualche decina di migliaia di volte. Pensate che le sole foglie che usano, come vi dicevo, da un centesimo a un millesimo dell'energia solare, In un'ora, prendono dal Sole più energia di quanto abbiano tutti i giacimenti di uranio conosciuti. In un'ora. Quindi, noi abbiamo questa fonte che è illimitata. 4 miliardi e mezzo di anni dura ancora. Abbiamo tempo. Non la stiamo usando. Noi non abbiamo implementato le tecnologie sufficienti. La comunità europea ce l'aveva detto. Nel 1992 aveva emesso una direttiva e diceva: voi dovete versare il 7% della vostra bolletta energetica, quella che paghiamo all'Enel, la dovete versare per implementare l'uso delle fonti rinnovabili, principalmente il sole, ma anche per chi se lo può permettere le maree, noi maree praticamente non ne abbiamo, sono modestissime, oppure il geotermico anche. Noi abbiamo accettato con entusiasmo, abbiamo recepita con entusiasmo questa direttiva, ma abbiamo fatto un'aggiuntina. Dove c'era scritto energie rinnovabili abbiamo fatto un'aggiunta e assimilate. Cosa abbiamo assimilato alle energie rinnovabili?
l'immondizia. Abbiamo detto che i rifiuti sono energia rinnovabile, che dal punto di vista scientifico è una bestialità. Ma questo ha permesso a imprenditori che imprendono col denaro altrui, non con loro, e a politici, tanti, che vivono di corruzione, di impadronirsi dal 1992 a oggi di 55 miliardi, non di lire, di euro. 55 miliardi di euro. Se noi avessimo potuto disporre di quei 55 miliardi di euro, tutte le case nostre non solo avrebbero i pannelli solari sopra, ma oggi avremmo dei pannelli solari ben più efficienti di quelli che abbiamo oggi, che oggi sono poco efficienti. Con 55 miliardi di euro vi assicuro che si fanno delle signore ricerche, elementi ci sono per farlo. Noi non lo facciamo. Abbiamo preferito pagare i politici e questi faccendieri da quattro soldi. Peggio per noi. Per fortuna però a vigilare su di noi abbiamo l'ARPA. Abbiamo l'ARPA che è l'ente che deve vigilare sull'ambiente e lo fa e vigila molto attentamente. Con quali risultati però? Io non lo so. Guardate un po' che cosa scrive l'Espresso. Siamo il 29 novembre del 2007, pagina 72. Scrive Vincenzo Pepe. Quando ero presidente del consorzio dei rifiuti a Caserta, ho chiesto la tracciabilità delle diossine degli altri inquinanti. Ho subito minacce, mi hanno lasciato solo e mi sono dovuto dimettere. Le ARPA italiane lavorano malissimo. Le analisi si contano col contagocce. Il motivo? Sono carrozzoni politici senza alcuna indipendenza scientifica. Pubblicare dati negativi turberebbe il consenso politico. Noi abbiamo i nostri dirigenti ARPA che, se sono bravi e mentono come si deve, poi fanno carriera politica. E il direttore di turno perderebbe la poltrona. Quindi l'ARPA è costretta a non fare proprio quello che dovrebbe fare. Io non so se vi ricordate quello che è successo un paio d'anni fa a Treviso, quando è bruciata la De Longhi. Brucia la De Longhi, la fabbrica che fa il pinguino, e l'incendio parte dal capannone dove fanno gli imballi, cioè dove c'è la plastica. Si sprigiona un fumo nerissimo, Treviso ha una cappa nera di fumo, questo fumo pesante cade per terra, tutti sporchi, frutta, verdura, bucato, persone. Immediatamente c'è la preoccupazione di diossine. Perché? Perché bruciando il deposito di plastica c'era materiale organico e c'era ovviamente tanto cloro, quindi diossine. L'ARPA immediatamente, l'ARPA V, perché V sta per Veneto, immediatamente dice: tranquilli, non ci sono diossine. Tre punti. Primo, quando io brucio materiali organici e cloro, come in quel caso, non possono non esserci diossine, è chimica elementare. Non è possibile che non ci sia. Secondo, per misurare le diossine occorre un'apparecchiatura che l'ARPAV non aveva. Terzo, se io voglio dare un dato sulle diossine, quando faccio questi rilievi, ho bisogno, per motivi puramente tecnici, di 48 ore. Loro lo hanno detto subito. Ergo, non avevano fatto l'analisi e avevano mentito. Ma non è una bugia innocente, è una bugia che mette a rischio un sacco di gente. Perché, per esempio, se lì c'è una donna gravida e non è avvertita, se ne sta lì tranquilla. E poi se si fa un bambino malformato, la colpa di chi è? Di chi non ha avvertito. Se qualcuno poi si prende una cloracne, che è una delle tante malattie da diossina, beh, la colpa è di chi non ha avvertito. Noi paghiamo questi signori perché ci avvertono. Pensate che la sola Emilia Romagna ha il doppio di personale di quanto non ha l'equivalente dell'ARPA in tutta l'Austria, che è grande come tutta Italia settentrionale. Noi in Emilia Romagna ne abbiamo il doppio di personale. Cosa fa questa gente? Cosa fanno? Ah, finiscono in galera come i due che sono appena finiti in galera a Parma perché andavano nelle ditte e
per 2 lire scrivevano che andava tutto bene, certificavano che andava tutto bene, o come facevano in Romagna, che per anni hanno lasciato che si buttassero in campagna degli inquinanti pericolosissimi che dovevano essere smaltiti, fra virgolette, da una ditta, e questa ditta non controllata dall'ARPA buttava tutto per le campagne, o dovranno fare quello che fanno a Terni. Io ho lavorato per la Procura della Repubblica di Terni, ho fatto sequestrare l'inceneritore. Terni è una città che ha 105.000 abitanti e 3 inceneritori. Lì c'erano tutte le analisi taroccate, visibilmente taroccate, tanto che l'inceneritore è bloccato, è sequestrato dal gennaio dell'anno scorso, quindi sono 15 mesi, 16 mesi. E lì l'ARPA non ha mai controllato. Lì si buttavano nel fiume la nera, quella che fa poi le cascate delle marmore, si buttavano tutte le porcherie del mondo, sotto gli occhi dell'ARPA che non ha mai detto niente. L'ARPA va chiusa subito, per la nostra sicurezza, e va sostituita con i carabinieri del NOE, va sostituita con la Guardia Forestale, con chi vi pare. Devono andare a casa. A me dispiace perché io ne ho conosciuti di tecnici dell'ARPA, ci sono alcuni tecnici giovani che sono anche bravi, che hanno anche buona volontà, ma finiti in quel girone infernale, in quel calderone, non se ne esce. L'ARPA va chiusa, va chiusa. Mi dispiace, però questi sono i fatti. E adesso, per finire, una meditazione. Meditate su questa frase. Allora, vediamo un po'. Questa è la Genesi, terzo capitolo della Genesi, appunto, versetto 19. Nel V secolo d.C. il Papa, che si chiamava Damaso I, si era stufato di avere la Bibbia, poi in ebraico, un po' in greco, qualche pezzettino in latino, la fa tradurre in latino da San Gerolamo, che la traduce in latino nel pessimo latino, quello che per noi suona come pessimo latino del V secolo. E San Gerolamo la traduce in memento homo poi l'hanno aggiunta la Chiesa molti anni dopo. Comunque, memento homo qui a pulvis es ed in pulvere reverteris. Ricordati, uomo, che sei polvere e polvere ritornerai. Io non vorrei che il profeta fosse stato molto più profetico di quello che forse pensava. Questa vicinanza fra le polveri e la morte a me ha sempre lasciato molto perplesso. 2 cose mi lasciano perplesso: il pessimo latino e questa storia delle polveri. Veramente, ci sono nella letteratura antica, spesso in quella religiosa, di tutte le religioni, ci sono delle intuizioni che sono veramente, fanno veramente pensare, lasciano pensare, poi diventano vere dopo tanti, tanti, tanti anni, ma in tutte le religioni. Allora, cosa possiamo fare noi? Non ridurci così. Noi abbiamo un'arma di legittima difesa che è formidabile, che è la conoscenza, che è la cultura. Se noi rinunciamo alla nostra pigrizia e acquisiamo conoscenza e cultura, e non ci vendiamo, e non facciamo finta che certe cose esistano perché ci fa comodo, ma siamo pronti a sbattere il naso contro il muro, perché se la verità è contro il muro ce lo dovremo sbattere, vedrete che non saremo più attaccabili così facilmente. Vedrete che Berlusconi non avrà il coraggio di dire che un inceneritore inquina come 3 utilitarie, o Veronesi a dire che l'inceneritore inquina 0, o altre idiozie di questo genere. Noi non ci cascheremo più. Non saremo più i clienti delle Vanna Marchi di turno. Io ci provo a raccontare le cose come stanno. Io mi sono preso una brutta briga, perché quello che dico io non porta quattrini, anzi, perché io sto dall'altra parte. Quindi mi sono preso una bruttissima briga, però ormai l'ho fatto. Don Chisciotte, dovessi rinascere, non lo farei più. Però l'ho fatto. Allora tento di raccontare le cose scrivendo, per esempio, dei libri. Ho fatto un DVD, per chi non ha voglia di leggere, che è questo. Ho scritto un libro scientifico, l'ho dovuto scrivere in inglese perché è la lingua della scienza. È curiosa la cosa, perché questo libro si trova nelle maggiori università del mondo. Si trova a Cambridge, si trova ad Harvard, si trova
all'Imperial College a Londra, non si trova nelle università italiane. Molto curiosa la cosa. Ho scritto Il girone delle polveri sottili, che se volete trovate là. Ho scritto questo libro, si chiama Lo stivale di Barabba, ma questo è un ebook, questo si scarica da internet. E ho scritto, anzi ho curato, un altro libro che trovate là, si chiama Rifiuto, riduco e riciclo, in cui si parla anche delle cosiddette alternative all'inceneritore, cioè che cosa si può fare invece di incenerire i rifiuti, che abbiamo detto non si può fare per motivi puramente scientifici. Chi ne ha voglia li può leggere, anzi farebbe bene a leggere, per me per due motivi. Primo, perché i proventi finiscono alla ricerca e a noi non ci sovvenziona nessuno. E quindi se non ci sovvenzionate voi, noi siamo per terra. Secondo, perché così io invece di ricevere 400 mail al giorno con almeno 200 domande che sono sempre le stesse, voi mi mandate non 400 ma 200 mail con delle domande un po' diverse, perché le risposte le trovate tutte in quei libri. Quindi mi sollevate anche un po' di fatica. A questo punto, se qualcuno ha delle domande, è ora. Ringrazio il professore perché è stato molto semplice nell'esposizione, devo dire, con le informazioni molto dettagliate. Ecco, io volevo chiedere, se non è tanto vasto il campo, in casa tutte le nanoparticelle che respiriamo, i prodotti per la casa, quello che ci troviamo nei muri, nelle vernici, se il campo non è così vasto. Poi volevo fare una precisazione riguardo, visto che io sono candidato dei Verdi in provincia, per questa zona, volevo fare una precisazione su Golinelli. Golinelli è stato sconfessato dai Verdi della Renovaria. Se io dovessi venire eletto, visto che mi vergogno quando viene nominato quell'assessore, ecco, io farei in modo che quell'assessore venga cacciato. Ti hai sentito? Sì, sì, benissimo. Ecco, io farei in modo che quell'assessore venga cacciato. No, ho sentito benissimo, e anzi, per quello che mi sarà possibile. Si è risollevato un po' il morale. No, certo, perché quando fanno quei nomi, da tanto che lo conosco, e purtroppo mi devo vergognare. Guardi, allora, per quanto riguarda la prima parte della domanda, purtroppo c'è poco da fare, perché noi oggi ci ritroviamo con dei prodotti che sono pieni di queste particelle. Si fanno delle vernici con le particelle, perché una delle cose che non vi ho detto, che sono sul libro, ma io ovviamente non potevo parlare per troppo tempo, ci sono delle particelle ingegnerizzate, cioè che vengono fabbricate apposta. Ci sono delle fabbriche che le fanno, che hanno determinate dimensioni, hanno determinate composizioni chimiche, determinate forme, e hanno delle particolarità. Per esempio, ci sono delle particelle di biossido di titanio che, se lei le mette in una vernice, rendono la vernice battericida, cioè uccidono i batteri. E allora si usano, per esempio, si stanno cominciando a usare per esempio negli ospedali, però purtroppo questa roba se ne va poi nell'aria. Oppure si fanno delle lavatrici che immettono particelle d'argento, nanoparticelle d'argento, nel bucato, perché essendo l'argento un battericida, uccide i batteri responsabili di quello che si chiama proteolisi del sudore, cioè il sudore non ha nessun odore in sé, acquisisce l'odore quando questi batteri rompono certe molecole che stanno nel sudore. Se io uccido i batteri, il sudore non si rompe più e quindi non ha più nessun odore. Allora l'abito, il vestito, non puzzerà più. E si mettono queste particelle in certe lavatrici, la Samsung e la Daewoo per esempio le fanno. In America sono vietate, noi le adoperiamo. Quindi occorre cultura. Bisogna che noi sappiamo che cosa scegliere e che cosa non scegliere. Così come certi alimenti. Ci sono degli alimenti come per esempio, voi avete mai sentito la gomma da masticare, il Degan Microtech? Benissimo, quello... Magari la sta masticando la signora, malissimo. Perché? Perché lì dentro, ma c'è scritto anche nella scatola, ci sono dentro delle particelle di vetro, delle nanoparticelle, micro e nanoparticelle di vetro. Perché
masticando io abrado i denti, mi rovino lo smalto, quindi quando sarò un po' più avanti negli anni avrò uno smalto orrendo, ma nel frattempo io mando giù tutto questo vetro. Quindi è come se lei a fine anno avesse fatto colazione con una finestra, si è mangiata una bella finestra. Quindi non fa bene questa cosa. Bisogna, oppure avete mai mangiato certe cioccolate tipo il Mars, la merendina, che è buonissima. Lei mangia il Mars, cioè, lei a questo punto ci sta beccando sotto in una maniera incredibile. Il Mars contiene delle nanoparticelle, la crosticina contiene delle, le mettono apposta queste nanoparticelle, perché se non le mettessero il cacao separerebbe il burro di cacao, cioè la parte grassa. E allora l'aspetto sarebbe brutto, sarebbe bianchiccio e non vi piace, a lei non piacerebbe più, perché lo vede, in realtà è innocua la cosa. Se io metto queste particelle, il grasso mi rimane in emulsione, quindi mi rimane tutto bello, di un colore marrone omogeneo, e lei però si mangia le nanoparticelle. Quindi bisogna sapere scegliere tutti i prodotti. Se voi vi io ho scritto qualche cosa, se voi volete leggerli c'è un po' di cose. Per quanto riguarda Golinelli, io tre anni fa forse, due anni e mezzo fa, non mi ricordo, una sera sono andato a cena con Marco Lion, non so se lei conosce Marco Lion, è un esponente, era un esponente top, era un parlamentare verde. Eravamo a cena insieme, allora io, come al solito, piangevo su Golinelli. E lui mi diceva, ma io lo so benissimo questa cosa, tant'è vero che io sono venuto a Ferrara a parlare con Golinelli, ma non c'è niente da fare, perché è stato eletto e quindi, ma è stato eletto col nome dei Verdi, uno lo può anche cacciare a pedate. Evidentemente i Verdi avevano qualche piccolo scheletrino nell'armadio. Ora, se i Verdi rinverdiscono, io sono la persona più felice del mondo, si devono rifare la faccia in tanti casi, non soltanto a Ferrara, non so, per esempio a Verona, dove sono dietro l'inceneritore, per esempio a Brescia, dove sono stati dietro l'inceneritore con Lega Ambiente, per esempio in Puglia, cioè, ne hanno, per esempio in Toscana, dove hanno sponsorizzato un inceneritore demenziale che si chiamava Dismo, dissociatore molecolare, che era una cosa grottesca, ridicola. Fabio Roggiolani, non so se le dica qualcosa il nome, era lui il verde che sponsorizzava queste cose. Insomma, bisogna stare attenti. Comunque, in bocca al lupo, io sono assolutamente con lei se rinverdite. Avevo visto altre mani alzate. Ho avuto l'opportunità di vedere un coro dove... Bisogna che lei, tenga, bisogna che lei si rassegni e tenga il microfono. Lavoro non lo perde. E sta gente sono là dentro in queste vasche, con questi acidi, fino... Senza protezione, senza niente. Chiedo, quando, perché durano poi un mese, poi dopo sono buttati fuori, quando queste pelli vengono lavorate e indossate, possono portare alla persona queste particelle? No, li può stare tranquilli. Le malattie se le sono beccate i lavoratori, dopo chi indosserà quella pelle non avrà questo problema. Grazie. Buonasera, la ringrazio per quello che ci ha detto questa sera e devo dire che insomma uno non c'era poco tranquillo prima, adesso proprio... Sì, però signore, io gliel'avevo detto prima, Vada pur tranquillo, non voglio. Però praticamente anche noi, nel nostro piccolo, visto che siamo immersi dai rifiuti, che cosa possiamo fare per cambiare il nostro tipo di, il nostro modo di vivere? E effettivamente che cosa dobbiamo anche dire o comunque iniziare come azioni contro eventualmente questi inceneritori o che cosa noi dalla base possiamo proporre? Allora, lei mi deve giurare che dopo si va a prendere il libro, quello con la copertina bianca, perché lì proprio è spiegato nei dettagli tutto quello che lei vuole sapere. Adesso glielo dico molto in breve.
ci sono tantissimi sistemi. Allora, la prima cosa da fare è quella più elementare ed è quella di non avere i rifiuti. Mi spiego, il rifiuto che non c'è è quello che non dà problemi. Allora uno dice, beh, bella forza. Però lei pensi che la città di Berlino, che è un po' più grande di Castello d'Argile, in 6 anni ha dimezzato la quantità di rifiuti prodotti. Dimezzato. Quindi hanno chiuso anche l'inceneritore. Non c'era più, non sappiamo più cosa bruciare. Se un inceneritore non ha da bruciare, deve chiudere. Quindi un altro dei problemi dell'inceneritore è quello. Bisogna dargli da mangiare di continuo, quindi bisogna produrre rifiuti. Tanto che i comuni fanno dei contratti e sono obbligati a conferire tot rifiuti. Se ne conferiscono meno, pagano le penali, quindi bisogna produrre rifiuti. Allora, bisogna smettere di produrre rifiuti inutili. Una cosa banale, gli imballi. Se lei va in una discarica, vedrà che tra il 50 e il 60% in volume di ciò che è in discarica è fatto da imballi nuovi, che non servono a nessuno. Voi mi dovete spiegare a che cosa serve la scatola di un dentifricio. A cosa serve? Uno dice, vabbè, una scatola. Siamo in 60 milioni, a novembre abbiamo superato i 60 milioni. Quante scatole di dentifricio? I sacchetti di plastica, che sono la cosa più ghiotta per l'inceneritore, quella più pericolosa però anche. In California da anni è vietato l'uso dei sacchetti di plastica. Non è morto nessuno. Fanno tutto quello che facevano prima. In Irlanda non l'hanno vietato il sacchetto di plastica, ma lo hanno tassato. 15 centesimi di euro ogni sacchetto di plastica. Il primo anno il consumo di sacchetti di plastica è diminuito del 92%. Primo anno. Guarda come si fa presto a... Cosa hanno fatto in Germania? Le fabbriche d'automobili, da un anno a questa parte, sono obbligate a rendere il 100% dell'automobile che loro costruiscono recuperabile al 100%. Se no non hanno l'omologazione. Quindi Mercedes, Porsche, BMW, Volkswagen, fanno tutto riciclabile al 100%, dal volante ai freni, alla tappezzeria, tutto, se no non hanno l'omologa. Se c'è la legge vuol dire che tecnologicamente si può fare, quindi dobbiamo farlo anche noi, ridurre i rifiuti, poi razionalizzare i rifiuti. Cioè io devo avere un prodotto che è, traducendo dall'inglese, amico dell'ambiente. Cioè se io faccio un prodotto che genera dei rifiuti è perché il progettista è un incapace, perché oggi la tecnologia mi permette di fare qualsiasi prodotto recuperabile in qualche maniera, tutti. Quindi è un problema di progettazione, di cultura nostra e di progettazione del progettista. Noi dobbiamo rifiutare tutti i prodotti che non sono amici dell'ambiente. Ma noi, come ho detto, siamo l'unico animale che produce rifiuti, quindi produciamo comunque rifiuti. Ci sono dei sistemi a freddo, e ce ne sono tantissimi, che non inquinano. Se voi andate a Vedelago, io vi propongo una gita. Vedelago è in provincia di Treviso, vicino a Castelfranco Veneto. C'è un centro, si chiama Centro di Riciclo Vedelago, condotto da una signora che si chiama Carla Poli. Io ieri mattina ho fatto una conferenza a Rimini con lei. Loro riciclano il 100% del rifiuto. Tutto riciclano, tutto, fino all'ultimo granello. Allora la gente dice, ah, ma c'è un'ultima parte che non è recuperabile. Bugie. Andate a Vedelago e lo vedete. Con l'ultima parte apparentemente non recuperabile, questi signori fanno della ghiaia. Noi oggi abbiamo un grosso problema con la ghiaia. Noi continuiamo a scavare e andiamo a prendere della ghiaia dove non c'è più. Vicino a casa mia, vicino a dove ho il laboratorio, a pochissimi chilometri, c'è un paese che si chiama Savignano sul Panaro, dove lì confluiscono vari comuni, Castelfranco, cioè vari comuni finiscono lì. E i vari sindaci hanno dato il permesso di scavare 12 milioni e mezzo di metri cubi di ghiaia. Il che significa
ridurre un territorio vastissimo a una landa desolata, perché non sarà mai più recuperabile per l'agricoltura, mai. Una volta che ci hanno cavato la ghiaia è finita per sempre. Non solo, ma vanno a impattare sulle falde acquifere, come hanno già fatto a Treviso. A Treviso le falde acquifere sono devastate, ma non solo, e quelle falde acquifere sono quelle che forniscono Modena, se Modena rimane senza acqua. Ogni metro cubo di ghiaia tolta ha bisogno di 5 metri cubi di acqua per essere lavata, e non ci sono questi 70 milioni di metri cubi di acqua, non ci sono, e bisogna, da qualche parte bisogna prenderli. Andremo ancora sulle falde acquifere? Non lo so. E allora, se noi facciamo della ghiaia sintetica, come stanno facendo a Treviso, un po' di problema l'abbiamo risolto. Quindi esistono, ma io ne ho citato una di tecnologie, ne esistono tantissime. Vicino a Pesaro, c'è un paese che si chiama Tacchio, dove c'è un signore che ha inventato un sistema in cui si recupera tutto. A freddo, non si brucia niente, addirittura si rivende, come fanno poi anche a Vedelago, si rivendono questi prodotti e si guadagnano dei soldini. A San Francisco c'è un impianto dove lavorano centinaia di persone, recuperano tutto e guadagnano soldi. Due anni fa, io non ho il bilancio dell'ultimo anno, due anni fa hanno dato lavoro, non mi ricordo più a quante centinaia di persone, e hanno guadagnato 4 milioni e mezzo di dollari. Pensate Brescia. A Brescia danno lavoro all'inceneritore di Brescia, più grande d'Europa, 803.000 tonnellate l'anno di rifiuti, danno lavoro a 72 persone, 6 all'interno dell'inceneritore e il resto nell'indotto, cioè quelli che vanno in giro, il camioncino, eccetera. Noi, Italia, spendiamo dei patrimoni per questa combustione, perché li paghiamo con i CIP 6, cioè quella famosa legge illegale, per cui poi fra l'altro noi paghiamo le multe a Bruxelles, paghiamo anche le multe a Bruxelles. Ultimamente abbiamo pagato altri 5 milioni di euro di multe perché hanno aumentato l'inceneritore senza avvertire la popolazione, cosa che è contro le leggi della Comunità Europea, si chiama Trattato di Aarhus, e loro non l'hanno rispettato. Noi abbiamo pagato 5 milioni di euro, cioè noi continuiamo a pagare. In più hanno inquinato il territorio, per esempio il latte, la centrale del latte di Brescia è chiusa perché il latte è pieno di diossina, le vacche sono abbattute perché non si può più ricavare latte perché è pieno di diossina, quindi un disastro di cui noi non dobbiamo sapere niente. Bene, se quella stessa quantità di rifiuti fosse trattata come viene trattata a San Francisco, si darebbe lavoro a 3.000 persone e si guadagnerebbero soldi. Lì si dà lavoro a 72 persone e si perdono soldi e si inquina. Quindi io invito anche i sindacati che mandano in piazza la gente per 100 euro all'anno a pensare anche a queste cose. Qui parliamo di migliaia di posti di lavoro e parliamo di salute. Quindi bisogna che anche i sindacati si sveglino, perché non stanno facendo il loro dovere. Quindi, se lei vuole poi leggere, ci sono tante altre cose. Allora, c'era Barbara che aveva una domanda. Dopo, quando abbiamo finito, abbiamo anche qualcosa da bere e uno spuntino. Se i vostri stomaci sono... La situazione in Europa, che politiche ci sono per quanto riguarda gli inceneritori? Guardi, le politiche sono molto, molto varie, molto diverse. In Germania si stanno smantellando gli inceneritori. La Germania è la nazione che ha avuto più inceneritori di tutti in assoluto. Negli anni 70 ne hanno fatti un sacco. Adesso non hanno più rifiuti e li stanno smantellando. Addirittura noi mandiamo, voi lo sapete, no? Che noi mandiamo i rifiuti, quelli della campagna, li mandiamo in Germania. Quello che forse voi non sapete è che non è vero che li inceneriscono. Li inceneriscono una piccolissima quota a Monaco. Il resto finisce in Sassonia e ci sono delle persone che differenziano questi rifiuti, cioè aprono le balle, aprono le ecoballe e a mano differenziano i rifiuti. E la cosa buffa è che noi li ricompriamo.
L'anno scorso abbiamo comperato 2,01 milioni di tonnellate di rifiuti nostri dalla Germania. Li abbiamo comprati. Cioè noi mandiamo là i rifiuti, li paghiamo e poi li ricompriamo. Cioè siamo veramente alla follia. Quindi la Germania smantella. In Francia non ne fanno di inceneritori, adesso ce n'è uno in progetto nella Francia meridionale. Se ne fanno di inceneritori, se ne stanno facendo nei paesi dell'est, Romania, Estonia, Lettonia, Lituania, e Bielorussia, che è fuori dalla comunità, se ne stanno facendo. In America non si fanno da 15 anni, sono fuori legge gli inceneritori. Sono fuori legge perché loro i conti li hanno fatti. Intorno agli inceneritori ci si ammala di più, i bambini hanno un quoziente intellettivo di 5 punti inferiore a quello degli altri bambini. Un bambino cretino diventerà un adulto cretino che non potrà fare dei lavori che guadagna, da soldi. Quindi è una perdita per lo Stato. In America si è visto che i rifiuti si possono recuperare. Quindi si possono fare quattrini. Allora funziona così, che in America non si fanno più. Cioè è molto, molto diversa da nazione a nazione. Il paese di Bengodi è l'Italia. È l'Italia perché in Italia, dovunque si fanno le opere pubbliche, c'è corruzione, ci sono mazzette. Paul Connett, che è professore di chimica tossicologica alla St. Lawrence University a New York, viene spesso in Italia e facciamo spesso delle conferenze insieme. Lui fa spesso vedere una diapositiva in cui si vede il numero di rifiuti, si vede la quantità di rifiuto bruciato insieme con l'indice di corruzione. E si vede paese per paese e vanno in parallelo. Alta corruzione, molto incenerimento. Bassa corruzione, basso incenerimento. Automatica la cosa, è assolutamente parallela. La corruzione e l'incenerimento vanno assolutamente di pari passo. In certe nazioni l'incenerimento è vietato per legge. Per esempio in Nuova Zelanda, tutta la Nuova Zelanda entro il 2020 tutta diventerà a nazione a rifiuti zero, cioè non si potranno fare rifiuti, sarà vietato fare rifiuti. Così anche a San Francisco, entro il 2015 a San Francisco, quindi fare. Yes, we can, come diceva quel tale abbronzato. Faccio una domanda io. Durante il governo Prodi sono stati tolti i certificati verdi ai nuovi inceneritori. Questo non ha bloccato? Li hanno rimessi. Adesso li hanno sotto rimessi. Altra forma, certo che li hanno rimessi. Prodi poi ha fatto un altro giochetto molto, molto interessante. Cioè, Prodi e Berlusconi sono il gatto e la volpe, veramente. Un attimo prima di morire, politicamente, Prodi ha servito un assist formidabile solo da mettere in porta a Berlusconi. Che cosa ha fatto? Gli ha parato una legge che diceva che qualsiasi impianto che produce energia, non importa molta, poca, è sottoposto alle leggi militari, è segreto di Stato. All'articolo 17 di questa legge, che è stata preparata da Prodi e che Berlusconi, come è diventato Presidente del Consiglio, ha fatto passare, quindi è del maggio dell'anno scorso, appena insediato Berlusconi, l'articolo 17 dice che se io vado a mettere il becco in un inceneritore, vado a vedere io che cosa esce dall'inceneritore, becco 5 anni di carcere. Quindi io non ho il diritto di sapere che cosa respiro, cosa bevo e cosa mangio. Non lo posso sapere, cosa casca nel mio orto, non posso saperlo, perché rischio 5 anni di carcere, è la legge. Quindi questo è stato Prodi e Berlusconi insieme, il gatto e la volpe. E comunque i cosiddetti certificati verdi esistono ancora sotto altra forma. Un'altra cosina bellina invece che ha fatto Berlusconi, a proposito dell'inceneritore di Acerra, interroga tutte le leggi della legge stessa, ma leggi anche della scienza e anche del buon senso, ad Acerra è permesso bruciare qualsiasi cosa. Anche tutto ciò che una volta era vietato bruciare,
lì si può bruciare in deroga a tutte le leggi, è la legge. Quindi siamo veramente alla follia. A proposito di energie, il fotovoltaico è veramente un'energia pulita? Ci creerà dei problemi? Cosa ci dice in merito? Guardi, oggi il fotovoltaico ha un rendimento basso, decisamente basso. Per fare i pannelli bisogna usare dei wafer di silicio ed è una lavorazione inquinante, non è terribilmente inquinante, però inquina. Quando fra 25-30 anni questo pannello non sarà più utilizzabile, noi abbiamo il problema di dove mettere questi pannelli. Ci sono delle tecnologie nuove, l'Enea per esempio, a sud di Roma, sta facendo un pannello molto interessante, fatto con delle vernici plastiche, sottilissimo, sono delle vernici che loro dicono essere biodegradabili con certi sistemi e che ha un rendimento che è più che doppio rispetto ai pannelli solari di oggi. Tempo fa è uscito anche un pannello solare fatto dalla General Electric, poi è sparito questo pannello solare, è sparito come spariscono per esempio tanti brevetti che fanno consumare meno carburante le automobili, per esempio, tantissimi ne spariscono, perché vengono comprati certe, per esempio le multinazionali del petrolio, e le mettono nel cassetto. Le tecnologie cominciano ad esserci. Oggi il fotovoltaico di cui disponiamo oggi è sempre meglio dell'inceneritore, sempre meglio della centrale a turbogas, sempre meglio della centrale a oli pesanti o a carbone, peggio ancora. Però siamo ancora un pochino indietro. Molto meno inquinante, enormemente meno inquinante. C'è un'ingegnera che studia queste cose, si chiama Bettiol, che sta all'Enea e che insomma, adesso sta facendo delle cose molto belle. Come? Sì, però questo loro dicono, io non sono andato a misurare, loro all'Enea dicono che ha dei risultati molto molto, dei rendimenti molto molto superiori a quelli di qualsiasi altro pannello. Ed è bello che ci sia una competizione di questo genere. Lì però è un problemino. Sì. No, lì non ci siamo proprio. Siete già scoraggiati abbastanza? Beh. Quando noi abbiamo scoperto queste cose nel 1997, per i primi 2 o 3 anni mia moglie ha avuto dei grossi problemi, perché non sapeva veramente più che cosa mangiare, che cosa. Poi ovviamente alla fine ci si fa l'abitudine, uno dice, vabbè, in qualche modo ce la faremo. Però cioè io capisco che in genere ci sono 3 reazioni. Uno non ci crede per default, cioè uno va lì e dice va, io non ci credo e basta, fine. L'altra è mi dispero. L'altra è non voglio crederci, oppure se ci credo non me ne frega niente perché tanto di qualcosa dobbiamo pure morire. Che è l'atteggiamento più stupido, perché a questo punto la medicina non ha più senso, perché tanto comunque dobbiamo morire, perché io mi devo curare, devo morire, basta. È un atteggiamento di sconfitta, ma di sconfitta abbastanza stupida. È chiaro che noi alla fine moriamo, però sarebbe meglio che morissimo in una maniera un po' più decente. Non so se voi abbiate mai visto qualcuno morire di cancro, per esempio. Non è il massimo della vita. È possibile morire col massimo della vita, quindi forse sarebbe meglio che ci dessimo una regolata. Buonasera, volevo fare una domanda secca, perché mi pare di aver sentito e aver letto del suo nome la prima volta un po' di tempo fa sul blog di Beppe Grillo, che faceva una raccolta di fondi per un microscopio elettronico per appunto analizzare le nanoparticelle. Volevo sapere se la cosa, com'era andata, se il microscopio c'è e i soldi
da dove sono arrivati. Se lei legge il libro con la copertina nera, c'è tutta la storia per filo e per segno. Comunque il microscopio, quello con la copertina nera, lì non c'è. Sì, lo cambi, vedrà che glielo cambia. Sì, il microscopio c'è. Beppe Grillo ci ha fatto pubblicità per questa cosa. In realtà i soldi li ho raccolti io, non li ha raccolti Beppe Grillo, ma Beppe Grillo ha fatto pubblicità per questa cosa. Quanto costano a voi questi studi? Ci costano 600.000 euro all'anno, che non ci dà nessuno, chiaramente. E difficilmente si tirano su con i libri o con la cosa che a me dà più fastidio è quella che la gente poi pretende da me delle soluzioni, mi mandano dei pacchi di documenti da guardare, vogliono che io vada a risolvere un problema, però nessuno pensa che tutte queste cose costano un sacco di soldi. Secondo la gente, io sono la mutua, arrivo lì come... In realtà non è così, questi soldi o si trovano. Io lavoro a tempo pieno per questo progetto, per questa cosa, dal marzo del 2004. Io dal marzo del 2004 non solo non ho mai preso un centesimo, ma ci ho messo tutto quello che avevo e adesso non ne ho più. Quindi noi siamo molto vicini alla chiusura. Se non succede qualche miracolo, se la gente non capisce che noi lo stiamo facendo donchisciottescamente magari per loro, noi chiudiamo. Io, come vi ho detto prima, a un certo punto, se tornasse a nascere, non lo farei più. Non farei più una cosa di questo genere. Però ormai l'ho fatto, ci sono dentro e non riesco più a tornare indietro. Anche perché se voi steste in laboratorio con me, vedreste delle cose che... Per esempio, quando viene una mamma che vi fa vedere il bambino malformato o vi porta la fotografia di quello che è morto di cancro, bambino che è morto di cancro, oppure del ragazzino che è tornato dalla guerra, che gli avevano dato di intendere che era la missione di pace, adesso torna dalla guerra e ha, ve lo vedete lì davanti, bianco come un cero e sapete che fra 6 mesi non ci sarà più. No, ma non riuscite ad avere il coraggio di essere tanto vigliacchi da scappare e dovete rimanere lì. E io purtroppo ho avuto la sfortuna di incappare in questa scoperta, che è stata la più grande scalogna della mia vita. E io, se potessi tornare indietro, il giorno della scoperta sarei andato al mare piuttosto. Vabbè, era dicembre, era novembre, non era un giorno da mare, insomma, sarei andato a fare una passeggiata. Però purtroppo mi è capitato e non riesco a tornare indietro. Quindi, peggio per me. Una curiosità. Non ci sono quindi sponsor, grandi sponsor che finanziano né grandi né piccoli. Mi chiedo, per esempio, negli Stati Uniti o in altri paesi esistono degli illuminati ricchi che finanziano queste cose oppure no? Vede, il fatto è questo. Noi quando abbiamo fatto questa scoperta non ci siamo resi conto di dove avessimo sbattuto il naso, perché era una cosa troppo più grande di noi. Noi pensavamo di aver fatto una scoperta scientifica interessante. Nel libro c'è tutta spiegata la storia della ricerca, secondo me è anche abbastanza interessante, ve la riassumo in brevissimo. Ci capita un caso clinico molto molto particolare, noi lo risolviamo, è un paziente che da quasi 9 anni si faceva tutti gli ospedali italiani senza riuscire a guarire. Noi per puro caso non solo lo guariamo, ma scopriamo il perché questo si ammala. E facciamo questa scoperta, cioè scopriamo che ci sono delle polveri, delle particelle inorganiche, che entrano nell'organismo e che invece di essere eliminate, come si pensava una volta, rimangono lì dentro. Per esempio, una volta si pensava, se io mangio una polvere che il mio organismo non è in grado di metabolizzare, faccio la cacca ed è finita lì la storia. Ma nessuno è mai andato a cercarla, questa roba, nella cacca, nel sudore, nella lacrima, nella saliva. Cioè, io mangio qualcosa, se mi esce, da qualche parte dovrà uscire. Nessuno l'ha mai cercata, è sempre stato un atto di fede. Noi scopriamo che non è vero. Vabbè, scoperta scientifica, interessante, molto, però
Italia. Invece andiamo a sbattere per esempio contro l'industria farmaceutica, che queste polveri le mette da sempre. Quando voi prendete una compressa, avete mai letto quel foglietto che c'è dentro, quello che si chiama bugiardino? C'è scritto a un certo punto eccipienti. Eccipienti, c'è scritto talco, biossido di silicio, biossido di titanio. Sono tutte le particelle di cui noi ci occupiamo. Allora, io mi mangio la pastiglia, ma questa roba, vabbè, un po' la eliminerò anche, ma un po' mi rimane lì. Allora, se io prendo un aspirino ogni tanto non succede niente. Ma se io tutti i giorni mi prendo la pastiglia, come fanno, non so, i diabetici, quelli che hanno una trombosi venosa profonda, quelli che hanno una fibrillazione atriale, quelli che hanno una qualunque malattia cronica. E io tutti i giorni mi mangio questa roba. E allora l'industria farmaceutica non era tanto contenta della nostra scoperta. L'industria farmaceutica ha dei rappresentanti, cioè ci sono delle industrie farmaceutiche che fatturano quanto uno Stato delle dimensioni del Belgio o dell'Olanda. Sono delle potenze. Ci mettono 3 minuti a bloccarmi e mi hanno bloccato. Pensate ai vaccini. Noi abbiamo scoperto che le industrie farmaceutiche mettono appositamente queste particelle dentro i vaccini. Perché le mettono? Due motivi. Primo, stabilizzano il vaccino. Quindi questo vaccino, invece di avere una vita di qualche mese, ha una vita di qualche anno. Che significa che io, che lo produco, lo vendo alla farmacia e questa farmacia me lo tiene 3 anni, 4 anni, non 6 mesi e poi me lo manda indietro perché è scaduto. Secondo, queste particelle sono pirogene. Pirogene vuol dire che fanno venire la febbre. Allora io inietto il mio vaccino con le particelle, mi viene la febbre, il mio organismo reagisce molto più attiva, molto più vivace. Quindi io acquisisco un'immunità migliore per la malattia. Però purtroppo io ho iniettato queste particelle e non sono più in grado di liberarmene. E allora ogni tanto succede che un bambino mi diventa autistico. Spesso ci sono dei bambini che poi hanno delle difficoltà di apprendimento. Ogni tanto capita il cancro. Nei militari, quando io faccio il vaccino, non faccio il vaccino monodose, faccio il multidose, che è un flacone. E allora io tiro su il mio vaccino, mi passa il militare, iniezione, tiro su, altra iniezione, e così via, e così via. Quello che capita con il fondo capita dove sono precipitate le particelle, si fa una pera di particelle incredibile e non va bene tutto questo. Quindi ci troviamo contro l'industria farmaceutica, ci troviamo contro la NATO, noi ci siamo trovati contro la NATO, l'Alleanza Atlantica, perché questi usavano e usano ancora delle bombe tipo quelle all'uranio impoverito o al tungsteno che fanno delle polveri finissime e fanno venire delle malattie terribili non soltanto ai militari, ma ai civili, e sarà così per generazioni, perché queste polveri sono eterne. Quindi sono peggio delle armi di distruzione di massa. Sono armi che distruggono le generazioni. Se voi andate in Iraq e andate a vedere i bambini malformati che ci sono in Iraq, ma vi viene il vomito. Vedete delle cose, dei mostri che non potete pensare che possano esistere. Sono qui. Sono dovuti a quelle polveri. Bene, ci siamo trovati contro l'Alleanza Atlantica, cioè, ci siamo trovati contro gli inceneritoristi, 55 miliardi di euro non sono da buttare via. Arriva Don Chisciotte che dice: guarda che tu stai accoppando la gente, non sono contenti. Con gli inceneritori si mantiene la politica italiana, i politici non sono contenti. E ce ne hanno fatte di tutti i colori e continuano a farcene di tutti i colori. Quindi chi vuole che ci sponsorizzi a noi? Se potessero ci accopperebbero, ma non è detto che non lo facciano. Adesso la cosa che stanno cercando assolutamente di fare è quella di toglierci gli strumenti di lavoro. Uno ce l'avevano già tolto, siamo riusciti a ricomperarcelo, ma stanno cercando di toglierci anche questo. Noi in questo momento, fra le altre cose, abbiamo il microscopio che ha bisogno di una manutenzione. Sono 10.400 euro più IVA che io non ho. E quindi io in questo momento ho il microscopio fermo e non posso fare ricerca.
Dove trovo io 10.400 euro più il 20%? Non ce li ho. E quindi stiamo fermi e non mi sponsorizza nessuno. Però, se le università italiane avessero il rendimento che abbiamo noi, vincerebbero 5 premi Nobel all'anno ogni università. Noi siamo in 5 dentro il nostro laboratorio. Quello che facciamo noi in un anno non lo fanno tutte le università italiane in un secolo. Questo ve lo posso dire proprio nella più assoluta tranquillità e senza peccare di immodestia, perché forse sto anche basso. E invito, ho sempre invitato chiunque a venirmi a trovare in laboratorio a vedere quello che facciamo noi e che cosa scopriamo noi. Non sono cose da niente. Grazie intanto per il suo intervento. Le chiedevo due parole sui farmaci chemioterapici e poi se queste sue scoperte come hanno modificato il suo stile di vita, il tipo di scelte alimentari fa, che cosa controlla ad esempio. Allora guardi, sui chemioterapici non sono il mio argomento, però ancora una volta lei lo trova sul libro, quello con la copertina nera. Ci sono 4 capitoli dedicati all'industria farmaceutica e si parla anche di chemioterapici. Noi negli ultimi 40 anni non abbiamo fatto nessun progresso dal punto di vista farmacologico, nessuno. Quello che fanno oggi le industrie farmaceutiche è semplicemente tentare di allungare il più possibile la vita, non di guarire la malattia. Se io guarisco la malattia, qualunque malattia sia, io ho tolto il business. Io devo cercare di fare in modo che il paziente viva il più a lungo possibile con la malattia. E io nel libro parlo anche di prevenzione, dei 3 tipi di prevenzione, primaria, secondaria e terziaria. Prevenzione primaria è quella che evita che io mi ammali, è quella che costa meno di tutti, ma è anche la più efficace. Se io tolgo la sorgente della malattia, non mi ammalo e quindi non c'è malattia. Ma non rende. Non rende all'industria farmaceutica, non rende alla politica, non rende a certi furbetti. Quella secondaria è quella, lei viene da me tutti gli anni, meglio 2 volte all'anno, io le faccio una visita completa, le prendo il sangue, faccio tutte le analisi e dico, guardi che lei ha la possibilità fra 40 anni di avere un cancro. Lei si spaventa, tutti gli anni viene da me, lei diventa la mia pensione. Lei è una pensione, quella è la prevenzione secondaria, quella di Veronesi. Poi c'è la terziaria, che è quella in cui io le do il farmaco per la sua malattia. Quindi, i chemioterapici sono dei farmaci che hanno una mira scarsissima. Non riescono a colpire le cellule cancerose, non in maniera efficace, quindi sparano un po' nel buio. Io personalmente, e con me sono d'accordo tantissimi oncologi, fra cui Patrizia Gentilini, che è una oncologa molto nota, che gira, fa conferenze anche lei, io non ho mai trovato, né lei ha mai trovato, differenze fra persone che fanno determinati tipi di cura o altre cure con i chemioterapici. Io in questo momento sto vivendo un problema familiare, io ho mia madre che sta morendo di linfoma non Hodgkin, lei ha voluto fare la chemioterapia, ma sta facendo una morte da cane, veramente da cane. Io non l'avrei fatto. Il mio testamento biologico è che se io mi ammalo di cancro, mi lascio morire tranquillo e muoio molto meglio. Seconda parte della domanda, il mio stile di vita. Ci sono certe cose che io non mangio, ma non è che faccia delle scelte drastiche, però certi alimenti non li mangio. Quelli in cui so che vengono aggiunte le nanoparticelle, per esempio certi surgelati hanno le nanoparticelle dentro. Per esempio, se lei compra molta pasta surgelata, spaghetti, quella roba lì, che a parte il fatto che in Italia sono una bestemmia, ma ci sono, senza nanoparticelle aggiunte sarebbero flosci, sarebbero brutti da vedere, sapore uguale, ma se aggiungono le nanoparticelle perché sono più vivaci, sono più belli da vedere. Io non le mangio, non mangio certe cioccolate, non mangio certe marche, che io non posso dire ovviamente, però certe marche non le mangio. Dopo gli arrivi in un orecchio.
A chi compra tutti e tre i libri si dice in un orecchio le marche. Ecco, allora diciamo. Dove è cambiato molto lo stile di vita è nel fatto che io oggi ho un po' di tifosi, loro per esempio che poveretti mi seguono dappertutto e hanno sentito la mia conferenza credo almeno 40 volte, forse di più, e sono bravi, veramente bravi. Quindi ho degli amici che sono degli amici veri, quindi è un grosso vantaggio. E ho tantissimi nemici che non avevo prima, prima nessuno mi conosceva, quindi nessun nemico. E questo mi ha cambiato molto la vita. Io ogni tanto compaio su blog, io sono citato su 370.000 siti internet, 370.000. Alcune migliaia di questi scrivono delle bugie incredibili su di me, cose che non stanno in cielo, non so dove le abbiano prese, cifre fantasiose, episodi mai avvenuti, però esistono, come tutti i siti pettegoli. Hanno trovato il tale attore che stava a letto con il barboncino dell'altro attore, cose di questo genere. Poi mi ha cambiato la vita, nel senso che io fino al 1999 ho guadagnato bene, io ho fatto sempre ricerca medica, dal 1972 faccio ricerca medica, ho inventato delle cose che sono ancora usate in medicina, in chirurgia, ho perfezionato delle altre cose, ho diretto per esempio dei centri di ricerca, uno anche piuttosto grosso dove abbiamo fatto una valvola cardiaca biologica molto, molto bella, molto, e ho guadagnato bene. Da allora mi sono mangiato tutto, quindi io non sono mai stato ricco, ma diciamo da benestante che ero, ho saputo che cosa vuol dire dover andare a vedere quale marca di mortadella comprare, perché certe marche di mortadella non me le posso permettere. So cosa vuol dire non farmi un giorno di vacanza da 5 anni, so cosa vuol dire avere una macchina che ha 330.000 km e non potermi permettere di cambiare. Non sono morto, non sono assolutamente morto. Se tornassi indietro non lo rifarei. Ho cambiato questo. Bene. Del tempo ne è passato, facciamo un applauso. Mentre facciamo le ultime chiacchiere, c'è qualcosa da mangiare, qualcosa da bere sul tavolo. Grazie a tutti. Assolutamente vero, ma dall'altra parte c'è l'imbroglio. Qual è l'imbroglio? L'imbroglio è questo: loro pesano ciò che viene impattato nel filtro. Allora, se io blocco una particella da 10 micron di diametro e lascio passare quella da 0,01, ho un'efficienza del 99,8 volte 9, cioè 9,9%. Ma che cosa ho fatto? Ho fermato la particellona, che non mi fa niente, e ho lasciato passare la particellina, che è piccolissima, leggerissima, quindi, avendo io misurato l'efficienza del filtro in peso, è praticamente niente, ma dal punto di vista della salute, ho fatto, cioè, io ho, se fossi un poliziotto, ho lasciato, ho messo a morte il ladro di polli e ho lasciato libero il serial killer. Esattamente quello che fanno questi filtri. Quindi hanno un'efficienza scarsissima dal punto di vista vero, medico. L'altro punto è questo. Una volta che io ho catturato un po' di queste polveri, guarda che ne catturano veramente una frazione infinitesima di polveri, e per di più quelle meno aggressive, qualcuno mi deve spiegare, anche qui una domanda che io faccio da alcuni anni senza risposta, che cosa faccio di quelle polveri? Io bene, le ho catturate solo nel filtro. E allora dove le metto? Chi me le mangia? Le porto sulla Luna? Lo sa che fine fanno? Finiscono di nuovo nell'ambiente. Quindi io le ho catturate, le ho tenute lì per un po', a volte qualche secondo, e poi le ho rimesse nell'ambiente.
di allora sono dei filtri puramente cosmetici. Guardi, le dico quello che si fa normalmente negli inceneritori. Gli inceneritori che hanno tutti questi filtri li usano pochissimo per vari motivi. Primo, perché costano cari e quindi siccome si rovinano velocemente loro li vogliono tenere 10 anni, 20 anni. Se li usassero davvero dopo 3 mesi sarebbero da buttare. Allora sa cosa fanno? Fanno illegalmente un bypass e fanno passare tutti i gas fuori. Quando arriva il controllore, cosa che loro sanno una settimana prima, perché sono quei segreti che si sanno una settimana prima, loro, nel momento in cui il controllore entra dalla porta, prendono il bypass, fanno passare tutto dal filtro, va bene, bene. In realtà, filtro o non filtro, quello che finisce nell'ambiente è uguale, è identico. Questi filtri servono soltanto per accontentare la legge, ma lo sanno anche i controllori che non servono a niente. Quindi chiudono un occhio tutti e due. Quando le vengono a raccontare questa storia dei filtri, guardi, si faccia tranquillamente cadere le braccia e dica che la mando io. Perché veramente è una bufala talmente ingenua che non sta vincendo in terra. È stato talmente chiaro che questa sera ci ha vinto tutti senza... Sì, c'è un'altra domanda. Volevo sapere se è possibile stimare quantitativamente gli effetti sulla salute, quindi contare quante persone in più moriranno, se moriranno in più, a Marzabotto, quando sarà il regime della centrale, entro i limiti di legge, cioè se i limiti sono un'esposizione continua per anni, prolungata per la popolazione di 40 microgrammi per metro cubo, immaginiamo di rimanere poco sotto i limiti di legge. Si può stimare, chiarisco che Marzabotto ha 6.650 abitanti e circa 80 persone l'anno muoiono oggi. Sì, guarda, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha fatto la stima. Io in questo momento però non la ricordo a memoria. Cioè loro hanno fatto la stima di quanti morti, malati in più ci sono per ogni microgrammo, loro hanno fatto un'inflazione di 10 microgrammi alla volta. Io in questo momento non lo ricordo, non ricordo la proporzione che l'hanno fatto. Comunque è una cosa che si trova in letteratura, penso si trovi facilmente anche su internet, quindi è un calcolo che si può fare molto facilmente. Si può fare, non me lo ricordo, però esiste la possibilità. Molto spesso non è che si muoia, ma ci si ammala, è diversa la cosa. Ed è anche qui un'altra bufala. A noi ci dicono sempre, la mortalità è calata. Non ci dicono mai che è aumentata la morbilità. Cioè noi ci ammaliamo di più, molto più di una volta. È vero che moriamo meno, ma moriamo meno perché le tecniche della medicina sono migliorate. Sta avvenendo quello che i medici e i farmacisti hanno sempre detto scherzando ai loro clienti e pazienti, vita lunga e malaticcia, l'augurio che hanno sempre fatto. Cioè noi oggi, con la medicina di oggi, abbiamo fatto una cosa aberrante. Abbiamo allungato la vita perché la vita è un business. Anche questa è una cosa di cui io spiego, mi pare, 3-4 capitoli nel libro. L'industria farmaceutica oggi funziona in maniera tale da allungare la vita. Noi, statisticamente, viviamo sani fino a 54 anni, fino a 59, che mi sono già fatto. Dopo i 54 anni cominciamo ad ammalarci. Se noi riusciamo a campare molto lungo dopo questi 54 anni, siamo un business incredibile. E questa è un'altra delle cose che spiego e non si dicono mai. La prevenzione. La prevenzione è anche quello di evitare le polveri. La prevenzione si fa in tre maniere. Si chiama tre gradi: primaria, secondaria e terziaria. La primaria è quella che fa in modo che noi non ci ammaliamo. E
quindi è quella più sicura. Se io non mi ammalo, non mi ammalo, come avrebbe detto il signor di Apparizio. La seconda, e qui bisogna stare molto attenti, è quella che dice: io scopro precocemente la tua malattia, quindi ti curo. Quella terziaria è quella che dice: io ti curo, una volta che tu hai contratto la malattia, ti curo con i mezzi che ho a disposizione, i farmaci, gli strumenti, tutto quello che. La primaria non è un business, è la più sicura, quella che è la meno dolorosa, perché se non mi ammalo sto bene, però non porto quattrini a nessuno. La secondaria è quella che porta quattrini a non finire, quella di Veronesi, quella di Umberto Veronesi. Che cosa fa Umberto Veronesi? Lui dice: vieni da me, io ti controllo da capo a piedi, tu vieni, continui a venire da me, io continuo a controllare, ti scopro che forse fra 20 anni potresti sviluppare il cancro della prostata, perché i maschietti dopo i 50 anni cominciano a ingrossare la prostata, e comincio a curarti, prima. Guardate quello che stanno facendo adesso col cancro della cervice, dell'utero delle donne. È un business colossale. Stanno cominciando a vaccinare le bambine di 12 anni, che è una cosa, che dire, demenziale, è poco dire demenziale. Lo stanno facendo. Cioè il pericolo di queste vaccinazioni supera immensamente l'ipotetico vantaggio, anche perché poi il cancro della cervice soltanto in piccola parte deriva da quel virus. Oltretutto deriva anche da vari altri virus. Quindi è un business colossale, colossale. Qualche anno fa, parlando di prostata, in Svizzera, a Ginevra, è stato fatto un esperimento. Ci sono presi 1000 maschi morti dopo gli 80 anni. Di questi 1000 maschi, è stata fatta l'autopsia, più del 90% aveva un cancro della prostata. Nessuno di questi era morto di cancro della prostata. Molti di questi non sapevano di avere un cancro della prostata. Sono morti di tutt'altro. Se quelli fossero andati dal medico 30 anni prima, quello gli avrebbe scoperto un'ipertrofia, un'ipertrasia della prostata, gli avrebbe detto, avrebbe cominciato a curare. Sarebbero diventati dei business. Quelli probabilmente sarebbero sì morti di cancro della prostata, ma a 190 anni. Perché? Quindi stiamo molto attenti a queste forme di prevenzione che ci offrono oggi. La prevenzione vera è quella che non rende quattrini, quella che evita le polveri della turbogas, che evita la polvere dell'inceneritore, che evita tante, tante porcherie. Quella purtroppo però non rende. Se le ditte farmaceutiche, poi anche questa è una cosa che racconta nel libro, sono molto, molto brillanti in tutto questo. Io ricordo quando facevo l'università, io nella notte dei tempi si parlava di colesterolemia, colesterolo nel sangue, e si diceva che 240 mg per litro di sangue erano il limite sotto il quale c'era la salute, sopra il quale c'era la possibile patologia. 240. Poi si è deciso che doveva essere 220. Poi un bel giorno non c'era abbastanza business. Allora, era agosto di qualche anno fa, si riuniscono a New York le industrie farmaceutiche più importanti e qualche scienziato compiacente e decidono, fanno un blitz, decidono senza nessuna base scientifica, senza nulla, che limite 200. Improvvisamente si sono ritrovati decine di milioni di pazienti, di clienti, cioè persone in perfetta salute che da un giorno all'altro si sono ritrovati in pericolo di vita. Ufficialmente sane, ufficialmente in pericolo di vita. Ma ce ne sono state tantissime cose. Cioè, quando si fa una sperimentazione, quando si mette in pista un farmaco, io invento una molecola di farmaco. E la provo, arrivo a un certo grado di sperimentazione, scopro che ahimè non serve a niente, oppure scopro che è inferiore come efficacia a quella dei farmaci che già esistono. Succede tutti i giorni, molte volte al giorno succede.
Se la casa farmaceutica è potente e ha investito molto denaro, non lo butta via quel denaro. E allora fa un po' di azioni, la più brillante della quale è inventarsi una malattia. Si inventa la malattia per la medicina. Cioè, io ho un farmaco e allora mi invento la malattia. Non è come prima che io avevo la malattia e allora mi invento il farmaco. È esattamente il contrario. Allora, per esempio, la menopausa diventa la sindrome sessuale femminile. E allora, una donna in menopausa, la menopausa non è una malattia, è la fisiologia della donna. Improvvisamente diventa una malattia che io devo prevenire e curare. È chiaro, quando la menopausa può dare dei disturbi, tra le varie scalmare, i vari batticuore, e allora io dovrò intervenire su quei sintomi, che sono dei sintomi, ma non sono una malattia, sono una cosa fastidiosa, non è una malattia. Ma se io sono furbetto, mi invento la sindrome sessuale femminile, prendo la signora quando ha 20 anni e incomincio a trattarla, cioè diventa la mia tensione. Stiamoci attenti a come ci stanno prendendo per i fondelli. Cominciamo a usare quello che il mio professore di fisiologia diceva, tutto ciò che sta a nord delle sopracciglia, cioè il cervello. Cominciamo. È stata un'esperienza interessante.